Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Tade gli Scacchi, signori. Siamo qui a commentare le partite di Kuzmin con i pezzi neri questa volta, in collegamento con Doriano Tocchioni. Ora andremo a sentire Doriano che ci accompagnerà ancora una volta questo venerdì bollente, signori, in tutti i sensi, per vedere tre partite spettacolari di Gennadij Kuzmin. La prima partita che andremo a vedere sarà contro Tony Miles, poi andremo a vedere una partita contro Korchnoi e poi una partita contro Mikhail Tal. Adesso abbiamo ancora un po' di tempo, una partita del grande Sergio Mariotti contro Kuzmin. Bene, ora vediamo se in linea c'è Doriano. Pronto Doriano, ci sei? Sì, Carlo, buonasera, ciao, ci siamo, sì. Sì, un momento che Doriano deve ancora fare qualcosa. Ecco qui, Doriano Tocchioni è con noi. Ciao Doriano, come stai? Bene, Abbastanza bene, sopravvivo. fa un caldo porco, però cerchiamo. Lo puoi dire forte, sì. Infatti andiamo in notturna, andiamo in notturna e cerchiamo di resistere. Mezzanotte, andiamo. Domani qua dovrebbero arrivare delle grandinate comunque. Delle grandi nate, Sì. quindi delle bambine nate già adulte. Sì. Sì. Non so, boh, da una parte si spera che piova, però se ho visto una foto di grandine, palle da tennis, insomma, di ghiaccio, un po' minacciose. Speriamo che non sia tanto pesante. Bene, Speriamo, dai. partita del 1979. Kuzmin con i pezzi neri, con i pezzi bianchi Anthony Miles, giocatore mega fantasioso. Miles apre 1 d4, partita di donna. Cavallo f6 di Kuzmin, difesa indiana. C4, duo pedonale affiancato di Miles. E6, e qui Kuzmin vuole entrare in una ninfa indiana. Cavallo c3, vescovo b4. Siamo in una ninfa indiana. Ninfa indiana ha lo scopo di inchiodare il cavallo in c3 per poter magari sfruttare la casa in e4 e impedire al bianco di fare a sua volta la spinta e4 al centro. Giusto. Tra l'altro la ninfa indiana molto molto giocata ancora oggi, quindi Vuol dire che è buona, sì. altrimenti non la giocherebbero. Il bianco No, ma gioca. vedi, anche a occhio si vede che è buona, no? Cioè, c'è questa casa e quattro, poi si gioca il fianchetto, l'alfiere case chiare. Si gioca per il controllo del centro. Questo cavallo C3, appunto, spesso e volentieri si impedona, si crea questa debolezza dei pedoni, a meno che, per esempio, sulla variante Rubinstein, no? Se risponde con E3, adesso non so come risponderà, si può impedonare, altrimenti si gioca donna C2, insomma, la variante più solida. Vediamo come prosegue. Vediamo come prosegue. Il nero gioca B6 dopo E3 del bianco, vuole mettere Ah, quindi Rubinstein, Sì, sì. Rubinstein. Che è molto, questa è roba seria, insomma, molto, molto seria questa. Sì. E Perché adesso il quindi. bianco potrebbe anche giocare il cavallo G in E2 per evitare la doppiatura, volendo. E come si fa anche ad esempio, no? Contro il sistema Rossolimo della Siciliana, no? Che ora è giocatissimo, Sì. in cui appunto a me sembra che Bianco cerchi di rientrare in schemi spagnoli, insomma, tralasciando appunto le idee tipiche della Siciliana, perché cerca comunque di ricondurre la partita in schemi spagnoli, no? Questa torre 1 velocemente, poi l'alfiere. Si può anche ritirare in F1,
Se la guardi bene, questa è molto simile, no? A una siciliana che contromossa, un sistema rossolino. Sì. Vabbè, Vediamo. semplicemente c'è un pedolino di 4 perché il bianco ha una mossa in più, quindi. Certo. Vediamo Kuzmin cosa gioca. E Kuzmin gioca una mossa. Scusate, Mais gioca la mossa delle sue. Una mossa fantasiosa. F3. Sub 6, eh? Su B6 F3. F3 perché appunto questo se no comunque sia c'è questo fastidio di questi cavalli, di questo alfiere che controllano in maniera assidua la casa E4. Ovviamente il retrogusto diciamo di F3 qual è? Che si indebolisce un tantinello le case scure e quindi insomma bisogna fare attenzione al pedone 4, al pedone di 3, però questa è una mossa che insomma si può dire prende il toro per le corna e poi appunto volendo giocare cavallo GE2, tanto questa dichiara, sembra voler dichiarare l'intenzione di giocare un cavallo in E2, però con Miles non si può mai sapere, questo cavallo potrebbe finire da qualsiasi parte, insomma, vediamo, molto interessante. Perché Miles potrebbe giocare E4 richiamando un po' uno stile semisce come nell'est indiano. Eh sì, questo è un sistema semisce, sì. Però Però Miles potrebbe anche giocare roba come G4, quindi non è appunto, automatico. non si sa cosa fa. Non si sa mai cosa fa. Non si sa. Qui Kuzmin se ne esce veramente con una mossa strana. Gioca cavallo H5, questa è una mossa che va contro tutti i principi, muove due volte lo stesso pezzo, toglie un pezzo dalla casa F6 che guarda E4 e lo piazza ai bordi della scacchiera. Beh, E che cosa ha di strano secondo te questa mossa? Ora ti interrogo io stasera, perché mi interroghi sempre te, ma perché mettere l'alfiere lì? Perché mettere l'alfiere là? Ora ti faccio la domanda io, perché mettere cavallo in H5? ma Cioè, l'unica minaccia che vedo. così, diciamo, dovresti rispondere in 10 secondi, la motivazione. 10 secondi direi per minacciare lo scacco di donna in H4. A quale seguirebbe? Se fa G3, cavallo per G3 e perde Per la torre il bianco, no? esempio, quindi sta minacciando donna a cavallo scacco. Quindi è strana, ma fino a un certo punto questa mossa perché fa leva sul fatto che dice fai F3, ha indebolito le case scure, no? H4, G3, vabbè, ora G3 c'è, perdono, F2, e quindi che fa lui? Lui viene ad attaccare queste case. Perché dice? Perché se ora ti fai G3 per difenderti dallo scacco, in qualche misura indebolisci le case chiare, no? Cioè, quindi con alfiere B7 già c'è comunque pressione. Sì, e poi E approfitta del fatto che poi, scusa, non. e poi, cioè io ti dico quello che mi viene in mente vedendo la mossa. Giusto, quello che dici te è la minaccia reale immediata. Però uno potrebbe dire, vabbè, ma se questo fa G3, no? Poi abbiamo perso un tempo col cavallo. Sì, un attimo, però io potrei anticipare alla ritirata del cavallo la mossa F5, quindi ribadendo il controllo su E4 e solo dopo ritirare il cavallo in F6. Quindi avrebbe comunque avuto uno scopo questa mossa. Capisci? Sì. Quindi è una mossa interessante questa. Perché tutte le Diciamo, volte che il cavallo non è. va contro i principi. Va contro i principi in maniera relativa perché tenta di sfruttare le grande diagonale chiara. Se ora fai G3, l'alfiere in B7 insomma, diventa ancora più forte. Se non addirittura in A6, adesso non so dove metterà questo alfiere. Però credo quasi sicuramente che prima di ritirare il cavallo eventualmente in F6 farà F5 il nero, quindi dando un senso a questo. E poi il cavallo, cioè finché non è attaccato,
Non si vede il motivo di ritirarlo, sinceramente, però. D'accordo, vediamo. Poi approfitta del fatto che lui non, cioè Miles, anche lui è andato un po' contro i principi non mettendo il cavallo in F3, no? Esatto, anche Miles, cioè, se te guardi bene, il bianco su 5 mosse ha fatto 4 mosse di pedone e una mossa di cavallo. Il Sì. cavallo è pure inchiodato. Vediamo su 4 pedoni e un cavallo. L'altro, se guardi, su 4 mosse ha mosso 2 pedoni, un alfiere e un cavallo. Insomma, cioè, ha mosso 2 pezzi comunque il nero. Certo. Inoltre ha aperto già il fianchetto per l'alfiere delle case chiare. Quindi c'ha un senso tutto questo. Vediamo Miles. Miles, a sua volta, ancora più fantasioso, gioca cavallo H3. Cavallo H3 con quale... Qual è il senso di questa mossa, Carlo? senso di questa mossa. È semplice. Donna K4, cavallo F2, se cavallo G3, H per G3, la torre di difesa. Perfetto. Sì, giusto. Bella questa idea. Un'idea difensiva. E qui giustamente Kuzmin adesso gioca prima F5. F5 ritarda magari un eventuale G4, un E4, non so, per scacciare il cavallo. Eh sì, perché questo sarebbe stato anche capace di giocare G4, dato che donna K4, cavallo F2, cavallo G3 non funziona, saresti stato costretto a tornare comunque indietro. E quindi, insomma, avrebbe potuto guadagnare molto spazio, insomma, il bianco, quindi F5 e poi il controllo della casa E4, non abbiamo detto, no? Ha un senso in questa posizione. È curioso che si è giocato un impianto che si richiama a Rubinstein con il bianco, ma anche il nero è una sorta di schema olandese, ma variante Rubinstein col fianchetto. Sì. Si sta assumendo delle caratteristiche anche della difesa olandese, sì. D'accordo. Vediamo Vediamo. Miles. La posizione è molto originale comunque, Sì. eh. Già adesso. E Miles, lui qui decide proprio di andare tracotante, di puntare ruolo con E4. Prima ha fatto E3, adesso fa E4. Fa E4 per cercare di prendere il centro e vedere un po' anche le debolezze Carlo la del fa nero. adesso perché se arriva un alfiere in B7 e un cavallo in F6, poi non la fai più, perché questo ti ci mette tutti i pezzi su E4, il cavallo C3 è ininfluente perché è inchiodato, Sì. quindi alla fine c'ha 3 controlli contro soltanto quello del pedone F3. Questo è il momento, se lui ha reputato che questo fosse il momento giusto per fare E4, perché altrimenti rischiava di non farla più. Però si può anche giocare senza fare 4 in questi schemi, si può anche... Rimane un po' asfittica la faccenda perché la serie case scure ti rimane comunque chiuso e devi cominciare a fare mosse, insomma ti muovi un po' nello stretto, capito? Sì. Ti muovi un po' nello stretto e poi specula anche sul fatto che ora per esempio il nero non credo possa replicare con F4 che se lo mangia, no? Sì. Credo, E se lo mangia, sì, se lo neanche mangia. prendere il pedone in E4, Se lo perché... mangia come, però? Se lo mangia come? Se lo mangia di alfiere, se lo deve mangiare. Perché se lo mangi di cavallo, allora donna H4 funziona. Sì. Ok, se lo mangi da alfiere, dall'alfiere, però poi. Però il nero qui non può mangiare adesso in E4, Certo, perché... pedoni al centro, no? Poi questo cavallo da F4 lo ritiri dopo il cambio eventuale del cavallo H5 per F4, guarda F4, mettiamo il rocco corto. Torni indietro, anzi addirittura te ne vai in D3, così costringe anche l'alfiere a cambiarsi per il cavallo, dopodiché hai un centro mostruoso con un pedone di vantaggio. E quindi F4 non si può fare. E qui bisogna scegliere adesso.
E fai, Kuzmin, Nico? qui infatti a Roccacorto, mette subito Storea al sicuro. E Tu di solito Miles. un'apertura di gioco dice io tanto ho una torre NF8, adesso minaccio di prendere N4 e di aprire la colonna F, perché di cavallo non puoi riprendere. Quindi dice che fai? Farà alfiere D3, penso. Invece Miles gioca attivo, gioca vescovo G5, attacca la donna, guadagna Ecco tempo. che se questa guadagna un tempo, sfrutta l'indebolimento delle case scure anche nel territorio del nero. Dice sì, ritira l'alfiere in E7 per parare lo scacco. Sì, magari gli può giocare, che ne so, alfiere E3, no? Su alfiere E7 magari giocherebbe alfiere E3. Il cavallo C3 non è più inchiodato, lui ha comunque sviluppato un alfiere e l'alfiere se ne sta in E7 dove insomma di danni ne fa pochi. Poi magari donna D2 a Roccoluto e poi un bel G4 via all'improvviso. Va bene. Ci Perché qui piace. adesso dopo alfiere G5 bisogna stare attenti a un qualcosa, perché molti giocatori potrebbero pensare, ma torno indietro con l'alfiere o torno indietro con il cavallo in F6 per cercare di No, togliere. con il cavallo e ti fai 5 con il cavallo. Infatti, e questo è un errore tipico. Con l'alfiere o donna E8, ma io penso giochi donna E8, penso. Perché no, stavo facendo vedere per i tanisti che magari si spaventano di questi attacchi. Però attenzione, donna E8 ci potrebbe essere cavallo, ah no, cavallo B5 non c'è, cavallo B5 non c'è neanche No. inchiodato. Ok. Quindi donna E8 è la mossa migliore perché toglie la donna dall'attacco, in più In questo tipo di difende anche il impianti la cavallo. donna va in E8, come anche ad esempio nel ruandese spesso e volentieri si mette in E8 la donna, no? Sì. Per poi sull'ala di re, cioè. Infatti Kuzmin gioca donna E8. E8. Mais sberlucca in F5 e per F5. Questa è veramente controintuitiva perché quando ricattura il nero c'è scacco, no? Di scoperta. Questa è una mossa incredibile, questa è una mossa che giocano in pochi. Chi è che si apre la colonna E con il re in E1 e una donna in E8? Cioè, chi lo farebbe? Cioè, questa è veramente una mossa incredibile. Ma Miles qui aveva bevuto un po', non so. Non lo so, o ha visto qualcosa di importante. Vediamo se ha bevuto o se ha visto qualcosa. E per F5. Vabbè, non può prendere di torre perché arriverebbe G4 forchettone. Strepitosa. E per F5. Strepitosa. Bella. Kuzmin ha Ok. snasato qualcosa. Ah, non so perché, si è spaventato lui dalla mossa psicologica di Miles. No, non ha preso il pedone con scacco. Perché qui non Non ha prende il preso. pedone con scacco e ha giocato H6? Non prende il pedone. Non prende il pedone. Questa è una bella domanda. Che cosa può succedere? Di che cosa aveva paura sul pedone per F5? Paura di immediato, no, non ci può essere niente. L'unica cosa Che tra l'altro Mais avrebbe dovuto mettere il re in F2 in pratica. in F2 o in D2, non so. La faccio rimettere anche in D2. Ora in D2, forse in F2. In F2 lo schioda e minaccia immediatamente cavallo D5. Attacca l'alfiere e il pedone G7. E su alfiere D6 eventualmente. Perché dopo Ma F2 perché in F2, scusa, ma perché non potrebbe giocare alfiere E2 semplicemente poi a Roccacorto alla prossima? Alfiere E2 sì, è non succede. giocabile.
non succede niente. No, il nero si sviluppa Allora, con cavallo C6. però cavallo C6 e se lo colto, no, se prendi C3 qua non può prendere D4. Ah, potresti prendere in D4 subito, però. Giusto, e se rocco corto, cavallo per D4, donna per D4, alfiere per C3 e l'alfiere in E2 in presa. O c'è qualche cosa che mi trappola la donna? Donna per C3, donna per E2, dov'è? E c'è subito cavallo per D4, donna per D4 Sì, e ma poi perde la torna che uno donna, esce di perde la donna. donna. Ma non lo so, perché ti sto dicendo, ora io sto guardando, no, per esempio, alfiere E2, cavallo C6, sei a rocco corto, Sì. cavallo per D4, donna per D4, alfiere per C3, ah no, scusa, che donna per D4, alfiere C5 mangia la donna, dai, diciamo, dai, cavallo per D4 vince subito, cioè guadagna un pedone subito, attaccando l'alfiere, quindi alfiere E2. Per questo che il re F2 è migliore, si schioda e poi magari prepara anche la rocca manovella. Probabilmente F2, ma c'è sempre questa minaccia, eh? Quindi diciamo e per F5, e F2 cavallo C6, che si fa qui? Ah, che si fa? Cavallo D5, Cavallo D5. cavallo D5, e se alfiere D6. Se alfiere D6, vabbè, si farà semplice, si È fa. molto complicata però qua, eh. Non è facile perché c'è questo pedone in D4 un po' per. Ah, sai che si può fare sul alfiere D6, forse. Forse si può fare B4. B4, B4, interessante. B4, sì, che lancia succede. Perché sul cavallo per B4. C5. Ah, no. Aspetta, c'è un tema con donna B3 scacco di mangia un C'è lo pezzo, scopertone. aspetta un attimo, allora ricapitoliamo. E per F5, re F2, cavallo C6, cavallo D5, alfiere D6, B4 si può fare o no? Se mangia in D4, che facciamo? Allora prendiamo in D4 perché non c'è d'infilata. Se Mangiamo in prende B4, in donna B3 subito. B4 Sì. di cavallo, donna B3, e se mangia in D5 col cavallo, che si fa? C5. C5 mortal, bella C5. Se alfiere B7 prendiamo in D6. Prendiamo in D6, poi alfiere C4. Così uno gli mangiamo un pezzo. Penso che perde un pezzo. Bellissima. Allora è B4 la mossa. Sì. Non facile, ma No, questo l'ha visto. non Lui è ha visto subito. questa roba lì. Secondo me ha avuto paura di questa linea. Va Quindi, bene, vediamo che fa. al posto di prendere il pedoncino in F5, gioca H6, dice, intanto dove lo metti l'alfiere delle case scure? Intanto questa è un'intermedia perché insomma sta attaccando un pezzo, quindi non è che può prendere in S6, voglio dire. Infatti Mais Vabbè. ne Questo approfitta per non metterlo ti subisce niente. Dove lo mette? in D2, così il cavallo non è più inchiodato. Ecco, intanto scala il cavallo. Però se il pedone è di 4 ora è un po' sospeso. Quindi che fa cavallo C6? Cavallo C6 di Kuzmin attacca il pedone. Approfitta, vedi se sviluppa con un guadagno di tempo. Se, E qui tanto se Mais. prendi in E6 scacco, poi mangia in D4 di forza e sta meglio. Maes gioca in maniera incredibile, dinamica, cavallo B5, minaccia il doppio in C7, difende il pedone in D4 e interroga comunque l'alfiere in B4. Si toglie questa debolezza del cavallo inchiodato.
minacciando un doppio, minacciando il cambio dell'alfiere, sì, giusto. Bello, cavallo B5 mi piace. E Vediamo il questo è nero qui cosa questo. gioca. Qui Kuzmin adesso sberlucca il pedone in F5 con scacco. Sì, perché dice alla fine qui, capito? Con tutte queste minacce contro minacciucce, alla fine mi scordo di rimangiare il pedone. E quindi dice prendiamolo, va bene. E per F5. Alfiere 2, difende. E qui Kuzmin si limita con donna D8 a difendere il pedone, ma non solo. Riminaccia donna H4 scacco. Ma capito, ma questa roccherà ora alla fine, se no qui. Donna di 8, sì, giustamente difende il pedone, se no si becca il doppio. E mai se Sì. si sberlucca l'alfiere in B4. Alfiere per alfiere. Approfitta perché poi muove la donna gratis attaccando il cavallo. Cavallo per, e ora che succederà? Cavallo per B4, Sì. Forse donna 0-0. D2, Ah. attacca il Donna di... cavallo e minaccia anche di arroccare lungo volendo magari. Sì, e poi sai che fa anche... Mette un po' sotto controllo le case scure, la casa F4. Ci può essere, a parte che questo potrebbe fare F4 lui, eh. Ma ora sta attaccando il cavallo in Sì. B4, quindi gli tocca andare. Oppure contrattacchi il cavallo, mangia, non perdi un pedone, malamente. Bisogna andare via, dai. Kuzmin invece gioca A5, vuole difendere il Ah, cavallo. vabbè, oppure difende, se sì, A5 forse, sì, meglio, sì. Vabbè, tanto fa A3, voglio dire. Mais gioca A3 e il cavallo deve andare via. Voglio dire, se ti vuole mandare via, ti manda via comunque. Però dice lui, che poi potrebbe avere la manovrina a 4, cavallo a 5 e entrare in pit. Sì, a 5 è interessante. Vediamo. A3 di Mais e Kuzmin torna in C6 col cavallo. Quindi, scusa Carlo, vedi, a 5 ha uno scopo. Lo scopo di provocare A3 per poi cercare di sfruttare la debolezza della casa B3, altrimenti a parte che mette anche un controllo su B4, che non guasta, perché insomma altrimenti poteva arrivare anche B4 subito. Se A5 ci piace, va bene, Per d'accordo. adesso magari poteva creare un'idea con A4, cavallo A5, cavallo B3, magari. Sì, però prima bisognerà fare cavallo C6, se no ce lo mangia. Sì, infatti ha fatto cavallo C6. E qui Mais se ne esce con l'arrocco lungo. Incredibile Mais. Perché qua lui probabilmente ha visto. Lo so, la mossa naturale sembrerebbe barocco corto, Sì. però forse aveva paura, sai, di F4, no? Schiaccia un po', e poi ci potrebbe essere sempre l'attacco su questo cavallo H3, tocca fare cavallo F2, potrebbe arrivare donna G5, ora donna G5 piace cavallo F4. Probabilmente ha paura di un cavallo in G3, che questo pedone da F4 arrivi in G3, non lo so. Qui non se l'ha sentita. Perché ad esempio il motore dice che arrocco lungo e arrocco corto si equivalgono, ma preferisce l'arrocco lungo. Il motore preferisce l'arrocco lungo. Sì, è la migliore. Ho capito. Va bene. Ma scusa, ma qui che vantaggio dà? Chi dà vantaggio in questa posizione? Bianco più 1.4. Effettivamente, tutti i mezzi sviluppati, insomma, l'altro ancora, però è arroccato, cioè è un po' indebolito il nero. Sa perché è arroccalungo?
Ho capito. Perché questo gli vuole aprire. Questo può fare G4, capito? E non la può fare se c'è un regime. Cioè la fa male, no? Sì. Perché arriva una serie in B7, ovviamente. Quindi dice, vabbè, mi metto di là e poi qui sparo tutto. G4 si apre tutto, poi G5 si apre tutte le linee. Ho capito perché è Roccalungo, perfetto. E qui Kuzmin va avanti col suo piano, gioca A4 per giocare cavallo A5, cavallo B3 e dare un doppio. Mi ha brutto sto doppio. Simpatico, eh? Come dicevi tu, approfitta del buco in B3. E a 5 si crea questo presupposto. Però d'altra parte che facevi? Avesse fatto a 4 il bianco? No, via. È tutto obbligato. Probabilmente sottrarrai il re. B1, donna C3, donna C3, si piazza lì, metto G7, vediamo, perché insomma Infatti un po' doppio maestro, taglio, giocare a B1. questa è obbligata, no? Se no tanto dopo la 5 che fai? E Kuzmin va avanti col suo piano, cavallo A5. Questa te l'aveva messa, certo. Perché tanto il cavallo da B3, boh, ci sta bene. E qui maestro gioca donna C2 di fino. Perché dà un occhio al pedone A4 e dà un occhio al lato di re. Perché se guardiamo l'arrocco del nero, ha dei buchi spaventosi in G6, H7, sono case. Sì, comincia a guardare verso la casa G6, sì. Dopo G4, no? D'improvviso entra una donna lì. Però insomma, anche mettersi su questa diagonale, ah vabbè, però lui dice, tanto se fai F4 faccio alfiere D3, quindi Sì. alfiere F5 non la giochi mai, capito? E poi ti fa G4, dopo che ti ha tolto l'alfiere dal doppio in G3, poi se vuoi prendere in G3, sì, tutto gratis, c'è problema, d'accordo, E qui donna Kuzmin C2, sì. gioca cavallo B3. Che deve fare Guzzamino, a un certo punto gli attacca il pedone a 4. Sì, perfetto. Siamo arrivati con questo cavallo in B3, però c'è solo sto cavallo, insomma un po' avanzato. E qui Mais spara grosso, diciamo spara subito le cartucce, quelle a pallettoni, gioca G4. Ma qui si deve. Che se no questo, capito, fa alfiere B7, alla prossima poi tocca spostare questa torre, magari. Oppure magari ti gioca F4, ti rallenta tutto, non so. G4, queste sono mosse. Però al Insomma. motore non piace tanto, lui continuava prima con D5 e poi magari. È un po' come diresti te, tracotante G4, Sì, C4 è proprio. forse leggermente prematura, non lo so, perché forse leggermente D5, vedi D5, per farsi la casa D4 eventualmente, per il cavallo, e cambiare per farti cavallo D3. Comunque, vediamo, G4 comunque è una mossa che può vedere l'uomo in viso, che non lo so, magari non sarà la più precisa, però di sicuro lo costringe a fare qualcosa, perché innanzitutto su cavallo F7 potrebbe fare anche G5, giusto? Sì, qui è game over. Si apre la colonna G subito di forza, si mette un cavallo in G5 e poi si entra, oppure appunto se si cambia la casa si mette un cavallo in F4, no? Se quello va via, e poi si mette in G6 dove non sta male sto cavallo, diciamo.
diciamo. Qui è forzato Vabbè. prendere il pedone in G4. E qui si deve prendere. Se vai via di cavallo, penso perdi subito dopo G5. Penso praticamente perso. Infatti presa, presa. E qui Però ti... Kuzmin lascia il pezzo in presa, ma è un escamotage. Gioca D6, aprendo lo sportellino per il vescovo. E se si sberlucca il cavallo in H5, parte il cavallo in H3. Sì, perché il pezzo che gli fa più paura in assoluto a lui è quel cavallo in H3. E se arriva in G6, penso, non so però, lasciarlo in presa. Sì, perché abbiamo detto se fai cavallo F6, c'è G5. Perché si fa su G5? Se ti mette un cavallo in G5, ha già vinto. Basta dare uno scacco che parte in G4. E qui Mais, incredibile, va, mette subito la donna in G6. Ma che cavallo, questa casa è debolissima. E che fai? Donna a cavallo, donna a cavallo, secondo me. Donna a cavallo. E la donna se va via mangia in G7, ok? Ah, c'è anche C7 sotto, bisogna stare anche a guardare quel pedone lì. No, ma qui penso sia bu. Ma io avessi una posizione genere, quasi quasi abbandonerei se ci penso, però. No, nel senso, mi fa paura sta storia. Donna C6, insomma, mannaggia. Che tra Che l'altro devo no, fare? non è neanche la Sì. migliore. C'era di meglio. Di meglio era torre HG1, raggi X sul re. Ecco, come la partita di Divo Iris, no? Ti ricordi, torre G1, la migliore è blocco corto, G4, ti ricordi la Sì. partita? Con chi era? Chi era? Azmai Parashvili, Sì. possibile. Beh, comunque questa, che si fa qua? Mais ti interroga subito, dice che facciamo? Appunto, che facciamo? Dove andiamo? Cavallo F4, che cerchiamo di Dice andare. Kuzmin gioca cavallo F6. F6, e qui si becca G5. Ah, donna E8. Donna E8 attacca la fiere. E che faccio? F6. Però c'è tutto sospeso anch'io, c'è un cavallo in F3 in presa. Se mi fa donna 8 che faccio? Se fa donna via mi può prendere H3 e poi mi prende in F6 mi guadagno un pedone. Comunque donna E8 è meglio di cavallo F6, perché minaccia il cambio delle donne e attaccare il vescovo. Adesso su G5 dico. Se gioca G5 adesso il bianco, penso che il nero risponderà, ah, ma donna 8? Al Ma posto di no, cavallo no, F6 era meglio giocare donna E8. no. Ah, donna 8 subito. Sì. Cambi le donne e allenti molto la tensione. Sì, tanto H5 non è in presa perché parte H3, quindi Sì. sì, allenti molto la tensione, però ti rimane in presa. Un attimo, però ti rimane in presa il pedone C7, però. Cioè, con il cavallo in H5, donna E8, cambio, torre per. Ah, perché se prendo in C7, prendi in E2. Alfiere F5 è matto quasi. Quasi, però, non è matto. Scappa in E2. Però, forse c'è qualcosa. Se... Non è chiaro. Non è assolutamente chiara sta posizione. Questo ha tolto il cavallo di presa, dice, così sta la Oh. mia. Io penso che arriva G5. Invece Mais gioca, dopo cavallo F6, gioca il vescovo in F3. Attacca la torre. Ah, bellissimo. Siccome questo voleva fare donne 8 e cambiare i pezzi. Approfittando della donna sospesa, dell'alfiere sospeso, no? Poi cavallo per E8, difende C7,
e tira a campare, diciamo. E invece questo gli attacca la torre adesso, togliendo l'alfiere preventivamente di presa. E poi ci... bella mossa questa, E bellissima. adesso qua bisogna fare una scelta, perché se si vuole tenere a tutti i costi la qualità, si va a star male come dei cani. Si potrebbe fare torre B8, torre A5, ma mi sembra mossa un po' torre A5, Torre A5 è un po' nello sgabuzzino. ma torre A5 penso Perché poi C5 attenzione forse. che può arrivare cavallo F4 anche, eh. Anche cavallo F4, se... o anche torre H1, così donna E8 te la sogni di farla. Non la fai più donna E8, capito? Potrebbe fare torre H1, sembra parecchio forte. Ti metta una torrellina in mezzo e poi C5 te la gioca comunque. E qui E poi si Quisling prende. trova una mossa Sì. devastante, D5. D5 chiude lo sportellino al vescovo. Questa tenta una reazione in tutti i modi. Questa è una bella mossa. E tra l'altro bianco non può neanche prendere il pedone, perché a questo punto qua due pedoni sono orribili. Scusate. Aspetta, come non si può prendere il pedone? Se Se si prende prende il pedone il in pedone... Se però D5. c'è C7. Ah, C7 non è in presa perché c'è lo scacco. Ah no. C'è lo scacco C4. La donna è ancora in D8, quindi è difeso il pedone. Sì, lo so. E quindi se mangia in D5. Sì. Adesso Ecco torre A5 attacca un cavallo che è sospeso. l'idea è di fare torre A5 sulla presa, se il cavallo non sa dove andare, cioè adesso ma C3, tornare in C3. Però si torna volentieri in C3 questo cavallo, succede mia chissà cosa, eh? Sì, però qui ci sono una serie di cambi, prende... Potrebbe esserci anche Dici? cavallo Dici? per C5, non so. C5 non succede nulla, dici non si può mangiare. Ottimo, mangio questo però. Forse cavallo per D5. C7, siamo del gatto. Aspetta, forse c'è qualcosa, un cavallo di tutto. La presa in D5 è brutta anche perché torre A5, cavallo Sì, C3. profumetto sì. Cavallo su 3, sì. Cavallo per D5 e se si prende il cavallo con l'alfiere c'è torre per D5. Cavallo per D5, donna per D5 e qui il nero sta meglio. Sacrificio di qualità. Ora meglio non lo so, però insomma. Perché minaccia alfiere in E6, batteria. Sì, esatto, c'è questo problema sulle caselliere, potrebbe entrare a due all'improvviso. Non ho capito che riesco. Ma questa è la mossa di 5, la mossa bella, veramente, accidenti. Questa è la mossa. Ecco, queste sono mosse da grande maestro. Sì, queste sono mosse clamorose. Questa è clamorosa perché lo dice, ma come è vedo un magari non lo chiede, fa di 6, che ne so qui, non lo so qui, difficile giocare questa mossa, D5, bella.
Miles sberluca il pedone. Allora se lo mangia, allora vediamo subito che succede. Vediamo che succede. Però Kuzmi non gioca torre a 5, gioca alfiere D7. Attacca il cavallo con l'alfiere. Intanto difende la torre con la donna. Sì, questo cavallo è il pezzo che gli dà più fastidio, c'è poco da fare. Lo caccia, vabbè, farà cavallo C3, Cavallo penso. C3. E qui donna E8. Adesso Donna propone il contro cambio delle donna. donne. Se cambia le donne e prende con la torre A, il bianco non ha più niente. D5 tanto, Carlo, è brutto. Alla lunga ti tocca stare lì a difenderlo tutta la partita. L'alfiere in F3 trapalla. Se lo sposti in G2 ti salta G4. Quindi che fai? Lo lasci in F3, sei soggetto comunque a cavallo per G4 e te l'attacca. Perché con l'alfiere in D7 il cavallo in B5 non torna più. Capito? E quindi l'ala di donna è tranquilla, non c'è più grandi problemi. E ora si gioca sulle colonne centrali dove il nero ha vantaggio in questo momento. Vediamo. Mai se le donne non le cambia, gioca donna D3, torna a casa Alessi. Eh Se cambi le donne ti fa torre A e 8 ora. sì. Devi torre, attacca G4, minaccia torre 3. E che tu fai? E che tu fai? Come tu facevi? Donna D3, dai. Cavallo per G4. Vedi? Si riprende il suo pedone intanto. E ora c'è Groviera lì, in E3 c'è aiuto. La Croce Rossa che farà torre 1, penso. No, mai se gioca alfiere 4. Ah, d'accordo, Chiude la si toglie di saranda, presa. fa la batteria. E Si toglie di presa. qui Kuzmin gioca una mossa molto sottile e particolare. Torre a D8. In pratica sta minando D5 da lontano. Centralizza comunque la torre, può essere soggetta alla scoperta dell'alfiere con D6, no? E quindi insomma, intanto la mette lì, poi da lì potrebbe metterla in D6, così blocca tutti quei pedoni e potrebbe anche raddoppiare su F6, volendo. Sì. D'accordo, d'accordo. Ora Mais gioca donna G3, porta la donna dall'altra parte. Funambolica, sta attaccando il pedone C7 anche. Sì, guarda in C7, fa finta di niente, guarda in C7. Forse può fare anche D6 per sbarazzarsi di questi pedoni doppiati. Sì. Anche. Vediamo Però Kuzmin. mica male donna C3. No. Sì. E Kuzmin gioca donna in E7, ha capito l'idea della spinta e se ne frega del pedone in C7 per adesso, no? Cioè si preoccupa della spinta. Se ne frega, se prendi G7 perdi subito. Torre C8, torre per C3, donna per E4. Penso. Donna, scusa, come fa a difendere il 4? In E5 no, F4 no. Quindi dovrebbe tornare in Ah G3. sì, c'è torre per C3 e poi donna per E4. Penso. Non so, credo che si possa prendere. Se non si può Vediamo. prendere il pedone, è avvelenato. Che ti dice sto se fa donna per C7 che ti dice? Che arriva la Torre torre C8, C8. Donna D dove? D6. D6 intermedia, giustamente, sì. Però dopo donna F7.
nero è a più 3. Con F7 per impedire lo scacco in D5, eh? Ma però se mi inchioda. Ah, che c'ho alfiere 6. Se gioca alfiere in D5 adesso, c'è la clamorosa alfiere F5 scacco. E qui continuazione da fantascienza. Reina Cioè, 2. scusa, la variante sarebbe donna per C7, torre C8, D6, donna F7, giusto? Sì. Donna F7, alfiere D5 inchioda la donna, che succede? Alfiere F5 scacco. Alfiere F5 scacco. Se Reina 2. andare a 2, sì, devo andare a 2. Torre per donna in C7. Alfiere per donna. Se alfiere per donna, torre C mangia alfiere, si toglie dalla presa del pedone. Pezzi Allora in non più si può, puliti. allora non si può mangiare, bisogna. Ah, ma se si mangia la torre c'è alfiere 6. Eccola sola. Perfetto. Ecco alfiere F5 a che serviva. A creare questa difesa della torre sulla donna in F7 diabolica. Bellissima Sì. questa. D'accordo, bella variante. E vediamo Mais che fa. No, Mais ha sberluccato il pedone in C7, si è fidato. Ah, Siamo. indietro. Si entra nella trappola per gli orsi. Vabbè, torre Torre C8. C8. Cosa molto D6, ha giocato meccanico. proprio questa linea qua. Che deve fare? Qui è tutto forzato perché se fa donna G3 abbiamo detto torre per C3 e donna per E4. Però Kuzmin non gioca donna F7 perché secondo me non ha calcolato tutta quella roba del motore. Ha No, detto non la metto in lo E8, così se mi dà scacco me ne vado in H8. si vede anche vedere. Questo è più umanoide. Sì, è più umano, sì. Però Mais adesso riminaccia cose brutte. Torre H in E1 e Raggi X minaccia alfiere H7 scacco. Ah, dice, prendi la mia che io riprendo la tua. Attaccandoti la torre in F8, che rimane sospesa, e c'è la torre in presa e l'altra torre in presa. Ne mangi una, ti mangio l'altra. E c'ho questo pedone in C7. Bel lavoro. Sì. Kuzmin gioca re H8, si toglie dallo scopertone. E Tony Mais gioca alfiere C2, scopertone però adesso attacca la donna, ma dà anche un occhio al cavallo in B3, potrebbe anche decidere di liquidare il cavallo. Però qua è tutto appeso a un filo, eh. Perché se gioca alfiere B7 che succede? Succede donna G6 scacco, cosa succede? Donna G6 scacco, alfiere 4, alfiere F5, alfiere F5. Quindi l'alfiere lo gioca in C2, Posizione più sicura. sì. E qua Kuzmin arriva con cavallo in E3. Copre la torre. Vediamo qua che succede. Game over. Questa mossa sembra quasi che questa mossa strana. Attacca un cavallo in H2. Attacca una donna in G7. Attacca quasi l'alfiere in F2. C2 perché se mangi di re c'è matto e non si è F5 quasi matto quindi arriva la disordine di 3 Qui Mais è obbligato a dare la qualità. ma qui siamo quasi sacrifici di donna con cavallo per C2
Cioè, da vedere se arriva a cavallo per C2 in questa posizione e poi uno scacco in F5, lasciando anche la donna appresa, non so perché. Perché se qua il bianco tipo salva la donna mangiando in B6, Che mangia B6? tipo salvo la donna, mangio un pedone. Se proprio devo mangiare, mangio D7. La donna per due pezzi, però poi prende il G6, non Sì, ma c'è dico la niente. mossa, quella che sembra più a prima vista, no? Dici, Sì, donna per B6, sì, certo. salvo la donna, e tanto il suo Non cavallo in vorrei che pedone. arrivasse cavallo per C2, non lo so, c'è qualcosa con questo cavallo per C2 lasciando la donna presa. E invece la vincente è cavallo per D1. Ah, e poi cavallo per E C3 poi cavallo scacco. per C3. Si apre anche la colonna B, insomma. Se mangia tutto, mangi là, mangia lì, due Questa torri qui per è la colonna. game Tutte le colonne aperte, diagonali aperte, cavallo H3 presa. No, no, che una tragedia. Va bene. over. Incredibile questa linea. Ma poi calcolare tutta sta roba qua. Perché è complessa questa situazione. Però la donna in C7, sinceramente, non ce l'ha venisse. Mai se sacrifica torre per E3. Sì, Incredibile. dice, se lo è questo Donna per E3. però Miles ha visto l'alfiere in D7 in presa. Infatti, se lo Qualcosa sberlucca. ha visto Miles. Mangio in D7, difendo H3, dice Miles, sai che minaccio donna G4, donna G6, boh, muovi. E qui c'è Qui qualcosa monster di male. move di Kuzmin, signori, torre per C3, devastevole, ridà la qualità. No, questa è bellissima. Qui botta e risposta, dice, sai che c'è una qualità così almeno. Non mi stressi più, anzi ti mangio l'alfiere. E quello dice, sì. Entra sulle case scure con la donna, insieme al cavallo. Minaccia donna a uno matto questo. Sì. Infatti, Uno scherza. E che dopo si vede? presa in C3, prende di donna in C3, minaccia matto. E qui gli prende il cavallo. Cioè, non so, come si fa a sto matto? Ah, alfiere via. Alfiere Alfiere via. in F5 è l'unica perché tappa anche la torre. Che se avesse preso in B3, E donna che per si V3 scacco, re C1. Donna C3 scacco, re B1 e torre C8. forse Qua c'è una si rete, no? Con donna torre. che prende in C3 con scacco, poi entra in C2, perché la torre e il cavallo non riescono a entrare, la donna da sola matto non lo dà, e non ha neanche un perpetuo in questo momento, però, ma io non lo so, io avrei preso un B3 qui per cercare di salvarmi, Mais però mi è fa una una paura macchina sta pure lui. cosa. Mais è incredibile, signori. Gioca vescovo F5, è l'unica che salva la partita. Io non so, qui siamo alla 35esima, quanto tempo avevano ancora sull'orologio, ma Qui mai se c'è un pezzo in più e un pedone in sesta, c'è un cavallo, c'è un alfiere in più in questo momento, però c'è questa situazione imbarazzante vicino al re. Vediamo se questo, vediamo chi ha visto di più carta. donna a uno scacco. Donna 1 l'aveva vista di sicuro. Re C2. Vabbè. Questa non c'è discussione. Cavallo per D4 scacco. Ecco cosa aveva visto. Questa l'ha messa. Questa bella Qui Miles messa. deve dare un'altra qualità su quel cavallo. Ah sì, perché se fai le D3.
Sul Si Re di mangia la 3 mangia torre, la si mangia la torta. torre, la mangia la torre, se Re fai di re di 2 due, se... c'è donna 2 scacco. Re di 3 cavallo per F5. Sì, recupera il pezzo, dai, recupera il Recupera il pezzo, pezzo. e c'hai il re in mezzo alla strada. Minaccia donna B3, minaccia un sacco di roba. Qui è complicatissima la faccenda. Questo Infatti che fa maestro mangia il cavallo, si mangia il deve mangia cavallo, forzata, donna per torre. E qui maestro commette un blunders clamoroso, signori. Blunders! Posso giocare donna C6, che era quella che pareggiava il gioco. E Donna gioca C6, donna non si può E6. prendere F5 che c'è scacco in C8, giustamente. Sì. E ci ha giocato donna E6 e questo gli costa la partita. Perché Sembra la stessa cosa, ma non è. cade il vescovo. Donna C5 scacco e parte l'alfiere. Porca miseria, non l'ha vista, magari lì aveva poco tempo, sai, 38esima, qui Zeitung feroce, Sì. capace di 5 secondi. Mais scivola sulla buccia di banana. Buccia di banana, Scacco. complessa, facendo, cacca in C5. Re in D3. Si sberlucca l'alfiere in F5. Qualità in più. Con Cosa mangia quella? la torre. Scacco ce n'è uno solo. Se spingi, che succede? Perché se mangia con la donna, cambia le donne. Lo scaletta sulle case nere. Sì. Donna C3, per Sì, lì si 2 vince lo dalla sua. Sì, stesso, eh. però una torre in D5 va ammessa perché insomma potrebbe promuovere. Non dico su D7, no? Penso sia torre D5 la mossa, credo. Se il bianco dopo torre per F5 gioca D7, Sì. qui sì, torre di 5 scacco è buona, ma la migliore è Sì, donna sì. per A3 scacco. Donna per A3, allora, se vai in E4, C'è donna F3 scacco. vai in D4, Donna di uno scacco. Re di nuovo in E4. Donna G4 scacco. lo scaletta da quest'altra Sì. parte, sì. Lo scaletta e poi con lo scacco di scoperta gli bolla anche la donna. No, perché insomma D7 è un pochino, va un po' studiata, e invece che farvi abbandonare, no? No, mai se non abbandona. Gioca re 4. 3-4 Donna C2 scacco. è sulla diagonale, sempre per Re poi. D4. Donna D1 scacco. E qui Mais ha abbandonato. Perché dopo re in E4 c'è di nuovo lo stesso giro di prima. Donna G4 scacco e poi scaletta. Se interessa Parte tutto, parte la donna, parte tutto, parte. no, ma parte proprio rende matto qui, Sì, prende perché addirittura matto. Matto in credo. 12. Penso prenda matto, d'accordo, bella questa. C'è stata Sì, una una serie partita. di colpi di scena, interessante. Appena si è avventato su quel pedone in C7, si sono aperte Non so le porte. perché Mais a un certo punto si è andato a impelagare a mangiare quel pedoncino lì. Perché c'aveva sto cavallo in B3, era sempre quel cavallo in F, vedi il cavallo in H3, no? Ti ricordi l'altro giorno si parlava del Benco?
H3, poi lo metto un F2, poi lo metto un G4. Alla fine guarda dov'è il cavallo. Ha visto dov'è quel cavallo? Lì si è mosso una volta e lì è rimasto. E poi succede altro. Aspetta, aspetta, tanto la faccio. Poi te, con una F controllata, cavallo F4 non si può fare. Cavallo F2 non si può fare. E lì forse doveva approfittare nel momento in cui poteva fare G5 lui. Io penso, ha visto quando aveva messo la donna in G6, c'è stato un attimo in cui poteva fare G5. Sì. Perché lì forse bisognava fare G5. G5, poi magari cambiare le donne, prendere H6, cercare di tirare fuori questo cavallo. Non lo so, trovavano H3 e poverino è rimasto tutta la partita. D'accordo, Bene, molto signori, bene. adesso un attimo di pausa e poi arriviamo con la seconda partita di Kuzmin con i pezzi neri. Bene, signori, seconda partita di Kuzmin con i pezzi neri, 1970, con i pezzi bianchi, Viktor Korchnoi, signori. Korchnoi apre 1-C4, apertura inglese, che era la specialità di Korchnoi. Cavallo F6, cavallo in C3, E6, cavallo in F3, D5, D4, siamo rientrati però in uno schema di gambetto di donna. Sì, alla fine è tanto rumore per nulla, siamo sempre lì. Questa era un po' l'escamotages dei giocatori sovietici. Per evitare la preparazione sull'apertura inglese, portavano il giocatore di inglese sul terreno del gambetto di donna. Questo lo faceva anche Karpov, ad esempio. Posizione classica. Sì. Alfiere in E7. Alfiere G5. G5, non in F4. No, in G5. H6. È interessante anche alfiere F4, in questa posizione, molto interessante. Comunque, alfiere G5. H6, interroga il vescovo, e E qui che Korchnoi si può fare? dà la coppia degli alfieri, alfiere per F6. Come faccio io spesso lì in F6, voglio sempre di mangiare. Alfiere per Prende, perché prende però? Facciamoci una domanda. Perché se giocassi alfiere H4, magari questo gioca G5. G3, cavallo H5 e ti dà la caccia a quest'alfiere. Però se R5, F6, poi cavallo scappa in G7. Sì. Insomma, forse probabilmente gli sarebbe toccato darlo lo stesso, capito? Anche fosse andato in H4. Quindi l'alternativa sarebbe alfiere F4, ma allora a G5 per fargli fare H6 gratis non avrebbe senso. E Sì, quindi Korchnoi sono tutte e tre prende. giocabili. La migliore sarebbe alfiere H4, perché G5 è prematura. Lascia troppe Non è buono, debolezze. no? Ho capito, ho capito. Però qua Korchnoi cambia presa con l'alfiere. Interessante, vediamo che piano c'è a Korchnoi. E gioca E3. Proprio tranquillo. Sviluppo Sì. E abbastanza telefonato. il piano è semplice, no? Il piano è il solito. Donna in C2 e se ora il nero arrocca corto, subito H4, G4, G5, subito, subito. H4, G4, G5. Questo è il piano del bianco. Se il nero arroccasse corto. Vediamo.
a Rocca Corto il nero. Ok. E Korsnoi gioca donna D2, non donna C2. A D2. D2, perché D2? Facciamoci qualche domanda. D2 è interessante. D2. Sarebbe quasi naturale metterla in C2, però Sì, infatti è migliore donna C2, però questa mi sa di lo mo. sai che e se Corce ne volesse giocare anche, che so, C5 per cercare di chiudere l'ala di donna, e poi magari alfiere D3, alfiere C2, donna D3, cioè la batteria la crea, sì, ma siccome tanto ha già fatto H6 il nero, deve mettere la donna di fronte all'alfiere. E c'è due donne di tre in un secondo tempo. Vediamo, interessante stessa. Qua Kuzmin gioca B6 per C'è anche sviluppare l'alfiere il in fianchetto. sì. E Korsnoi gioca torre D1. Non so come senza giocare lungo. Non gli dà l'indirizzo, non gli dà l'indirizzo. No. Te la devi, il povero postino qua se lo deve cercare da solo l'indirizzo. Ma questa mossa, vedi, non mette re in C1, perché si potrebbe aprire sta colonna comunque. Come dire, dissuade il nero da giocare sia C5 che D5, perché c'ha tutti sti pezzi sulla colonna di. Certo, il re N1 fa un po' paura. Beh, allora probabilmente vorrà arroccare corto. Arrocca corto ora, a un certo punto, vediamo. Oppure se ne sta lì in mezzo, non si sa con Corcio che succede. Perché Corcio è Korsnoi secondo capacissimo. me qua. Corcio è capacissimo di giocare alfiere D2, H4 e G4. Capacissimo. Però secondo Vediamo. me questa batteria qui è in previsione della presa del pedone in C4 del nero. Potrebbe liberare il punteruolo di 5 anche. Sì, potrebbero liberare il punteruolo. Attenzione, non faccia E4 il bianco via a un certo punto. Non lo so. Vediamo. Kuzmin sta sulle sue, alfiere B7, Che deve fare qua? tranquillo, Sì. e Korsnoi sberlucca C per D5. Sì, come sistema Makugonov, no? È così. Appena mette il fianchetto, infatti cambia in F6, e poi dice, vabbè, altrimenti perdi di pedone questi alfieri. Però Doriano, secondo me, adesso qua la batteria torre-donna, che senso ha che la colonna D non si apre più? Forse vuole fare E4. Ma siccome Corcione già sa che tu vuoi giocare C5, lui lo sa già, e ti dice se gioca C5. Ah, dici che apre lui? No, dopodiché il pedone D5 si trova comunque sotto pressione, voglio dire. Però è una mossa, sì, effettivamente è una mossa un po' antiestetica, vorrei dire, no? Vuole contenere la spinta di reazione C5, credo. E poi probabilmente muoverà quest'alfiere, non so dove, in D3, in D2, in B5, C4, da qualche punto, e arroccherà corto. Però la torre tanto sta bene in D1. Oppure, dopo aver allocato corto, la potrebbe anche spostare in C1 e portare l'altra torre. Intanto cerca di rallentare il controgioco del bene. Capito? E poi si riserva. Vabbè, le torri, come arriva in D1, da A1 può tornare anche in C1, come anche in D1. Voglio dire, si può anche rimuovere. D'accordo, vediamo.
E qui però Kochner cambia tutti i piani, gioca G3, vuol mettere l'alfiere in fianchetto. Vedi, anche questa mossa, che a prima vista sembra un po' assurda, però anche questa lotta contro l'idea di reazione C5, perché questo pedone D5 alla fine si trova sotto una pressione mostruosa, e se ci trovassimo nella condizione di non poter addirittura spingere in D4, sarebbe molto grave, cioè sarebbe Sì, perché con l'alfiere in G2 poi il come bianco. un pedone isolato, capito? Questi due pedoni sospesi C5 e D5 è isolato il pedone in D5, e quindi è facile che cada preda dei pezzi del bianco. Torre D1, non volendo, vedi che fa Colcione. Ora Colcione si mette tutto ipersolido, no? Questa catena di pedoni sulle case scure per contenere l'alfiere delle case scure, visto che lui non ce l'ha. Bene, l'alfiere in G2, che già va a puntare sul D5, poi è un bel arrocco corto. Ma che volevo dire? La mossa torre D1, ecco perché non si mette ora. Ti ricordi quel penco che abbiamo visto l'altra settimana? Quando ti parlavo del piano di svuotare la grande diagonale scura, eccetera, eccetera, eccetera. Ti ricordi? Ecco, dopo questa torre in D1, no? Boh, e se il bianco gioca anche B3, certo, in maniera tale che dopo C5, tipo G5, non ci sia neanche il pedone in B2 da poter mangiare, capisci? Sì, perché Una c'è volta l'alfiere in F6. che prendo in D5, guadagno semplicemente un pedone, e l'alfiere e le case scure del nero, anche se dovesse arrivare da F6 a 1, non trova niente. Non trova niente, non trova nessuno. Sono Vero? andati tutti in vacanza a Sono Riccione. andati tutti per casa. Probabilmente il piano sarà quello di svuotare. Vediamo. Qua Kuzmin sviluppa il cavallo in C6, anche se devo essere sincero, io questo tipo di sviluppi qua ho sempre visto il cavallo in D7 e per farci 5, non l'ho mai visto in C6 così. Sì, e poi il D7 mi piace di più anche a me, anche perché eventualmente se non si volessimo fare C5, potremmo sempre giocare a 6 B5, cavallo B6 e portare sto cavallo in C4. Ah, dici, ma fa B3 tanto. Ma probabilmente lo vorrà portare in E7, verso la dire, perché tanto in F6 non ci può andare, in E5 non ci può andare. Quindi che fa? G6, F7, cavallo F6, arriva un cavallo in E5. E qui Kochner giustamente continua Quindi con Facebook. lui ha pensato a una strada alternativa per questo cavallo. Una strada alternativa potrebbe anche essere donna, e però mi tocca fare A6, donna D6, cavallo D8, cavallo E6. Oppure vale 7, vale 6. Non so dove lo mette questo cavallo. Ah, semplicemente forse in A5, forse anche semplicemente in A5. Comunque questo farebbe B3, e magari allora torna indietro e poi lo mette in B4, fatti fare anche A3, non lo so. A5 A4, cavallo A5, forse 5 A4 A3, 5 A4 A3, può essere un piano. Ci vediamo. Alfiere in G2 di Korchnoi. E qui Kuzmin ne approfitta subito per giocare alfiere A6 e impedire l'arrocco. Ah, vedi, dice sì. Vabbè, Visto che con l'alfiere era un po' chiuso lì ormai, non aveva. questo farà cavallo E2, Sì, questo sì. cavallo E2 per provare ad arroccare. E invece Korchnoi se ne esce con una mossa di quelle che noi comuni mortali non potremo mai capire, mai capire. Gioca cavallo F in G1, torna a casa. Ecco,
Perché? Perché ha visto D5 adesso è in presa. Esatto, E proprio il così. cavallo che andrà in E2 sarà il cavallo G. Sì, però qui bisogna tanto sangue freddo perché ora, per esempio, una mossa come cavallo P4 a me mi terrorizza, a te non lo so, ma a me mi terrorizza il cavallo P4. Ma io lo scacco un D3 che faccio? Cavallo B4 e addirittura cavallo GE2, cavallo di 3 scacco, re in F1 e il motore dà leggero vantaggio al bianco. Di cavallo P4, insomma, però all'occhio. Sì, comunque questo cavallo entra in D3, dici te, poi bisogna vedere se esce, no? Perché come diceva questo signore, non è paesino, non è difficile entrare nel bosco, difficile è uscire dal bosco. Sì. Allora, entra in D3, poi bisogna vedere se esce dopo un eventuale A3, donna C2 e torre per D3. Non lo so, bisogna vedere tanto. Eh? Va bene, comunque Perché se cavallo vai... C1, cavallo C1 è una mossa eccezionale. Sì. Perché poi se vai nel bosco e incontri Brady sull'albero che ti offre il caffè e poi stai lì degli anni, no? Perché... Prima che si metta a preparare il caffè, quindi Brady che prepara il caffè sugli alberi. sì. Allucinazioni, il caldo, poi miraggi. Vabbè, cavallo C1, mossa diciamo delirante, un po' semidelirante, bellissima. Guzmin la gioca cavallo B4. Che deve fare Kuzma? Io avrei fatto cavallo B4, boh, mi sei tanto. Oppure cavallo E7 se proprio si voleva magari difendere il pedone. Ma qui cavallo E7, cioè, sinceramente, cioè uno si fa cavallo, è una mossa provocatoria cavallo C1, c'è poco da fare, questa invita cavallo B4, la invita proprio. Vediamo che Korchnoi succede. incredibilmente qua, toglie l'alfiere dal fianchetto, lo rimette in F1, sta riportando i pezzi a casa. Croce si è terrorizzato perché non lo so che fa qua Croce. Ha avuto Ah, paura di cavallo di 3 scacco. vuole fiancheggiare il re Sì. come Steve Bacon, no? Mette il re in fiancheggio. In fiancheggio, poi cavallo comunque in E2, in F4, attacca questo D5. Alla fine ti costringe a fare C6, ma se c'hai cavallo C6 non la puoi fare. Poi sta torre te la mette in C1 all'improvviso, la torre in D1. E comincia a bombardare sulla colonna C. Vediamo. È incredibile come insegnino poi chiaramente ai novizi di non portare indietro i pezzi già sviluppati. E poi vedi Korchnoi. Vabbè, questa però minaccia a 3, caccia il cavallo indietro e guadagna un pezzo, quindi bisogna fare qualcosa subito. O si prende in F1 o si difende l'alfiere, ma si E difende Guzmin torna l'alfiere. in B7 con l'alfiere. Torna indietro. Perché gli dice, adesso tu hai rimesso il cavallo e l'alfiere a casa, e adesso te li ritrovi a casa. È vero, sì, è vero, ti ritrovo a casa. Ma anche sto cavallo vedremo che fa presto a tornare in C6. Adesso ha giocato a 3, attacca il cavallo. Ecco. Anche il nero torna a casa, Anche però. il nero torna a casa, però, Questo. insomma... Il nero ha arroccato, il bianco deve metterci tre tempi per arroccare. Vabbè, te lo metteranno D3 questo alfiere. Ora te lo mette in D3 stavolta. E invece Forse o ti fa Korchnoi... B4, B4, B4. No, Korchnoi ha rimesso di nuovo l'alfiere in G2. Adesso ti riattacca il pedone in D5 e Bellissimo. non è E più... se la fai alfiere a 6, se ne frega, mangia proprio il pedone. Questo. Se ne frega. Tanto cavallo B4 non la puoi più fare. No, lui ti dice adesso cavallo mettilo in E7.
Sì, ti dice mettilo nel 7, sì. Ti tocca proprio mettercelo. Infatti ce lo mette Kuzmin, cavallo in E7. E ora cavallo E2, Cavallo surprise. G2, sì, perfetto. Adesso è E pronto a roccare. surprise, avete tornato indietro, ma invece essere in F3, dove minacciamo solo di saltare in E5, non faceva niente. Adesso magicamente salta in F4 con triplo attacco. Ti lega tutti i pezzi. Qui Kuzmin parte con C5. Kuzmin perde la pazienza. Perso la pazienza, ma adesso D5 rischia di diventare colabrodo. D5 adesso si scatenano i sabba delle streghe su D5. Diventa. Sì, però c'è B2 alla fine di tutto, capito? C'è B2 collegato da 3. Se torna al serie B2 poi mangia tre, insomma, due fenomeni di più trattiamo. E qui Koshinoi arrocca corto, mette re sicuro. Dice mangia 24, ci metto un cavallo, Infatti Kuzmin ha mangiato. ci mette un bel cavallo. Presa di cavallo, giustamente. E qui Kuzmin gioca donna di 7, vuol far comunicare le torri. Normale. E qui donna E2 di Koshinoi. Sì, ecco, sta donna ora in D2, sinceramente, ha fatto il suo tempo. Ora vedi che la casa E2 è stata usata da cavallo. Ci si piazza la donna, si prepara un bel raddoppio sulla colonna. Torre FD8 di Kuzmin vuole tenere proprio sto pedone di 5 che è isolato. Torre D2. No. No, Koshinoi addirittura arioso, donna H5. Però anche questa donna comincia ad attaccare i pedoni di 5. Adesso ha 3 attacchi Koshinoi. E ci sono 4 difese comunque di Kuzmin. C8 da arrivare al fiere H3 in fila. Attenzione. Attenzione. Kuzmin gioca donna in E8, si toglie dai raggi X della torre sulla colonna e va a difendere un po' F7 anche. Sì, no, si toglie anche da questa diagonale perché ha fatto di affare a catena. Koshinoi giocatore di 2 prepara raddoppio. Questa, tranquilla, se dicevo che ogni tanto ammasso tutte le forze. Torre in C8. Torre FD1. A6. Per impedire salti di cavallo in B5. Sì, ci può essere qualcosa lì. E qui Koshinoi torna indietro di cavallo, cavallo in E2. Cavallo D in E2. Libera Ok, la scusa. colonna alle Vabbè, adesso Corcione con questa mossa ha scoperto l'azione di tutti i pezzi sul pedone D. In questo momento il pedone D è attaccato da un cavallo, un alfiere, due torri. Sono cinque pezzi. È difeso in 1, 2 e 3. Però c'è un problema, che il cavallo C3 in realtà non deve considerare, perché è collegato al pedone B2. Ma Koshinoi vorrà portare magari boh, forse un Un altro cavallo. bel cavallo in F4 vuole portare. Così almeno attacchiamo in 16.000. Vabbè, Incredibile. Cioè, cioè. ci ha messo anche persino. Tutti quelli che già, tutti i pezzi che ha attaccano stupido. Sono attacco Ci ha messo crucente. anche la lavatrice e il frigorifero sopra. E qui Il lavello Kuzmin, della cucina. sì, Vai. Kuzmin gioca B5. Cuzzi mi cerca di reagire in qualche modo.
Il Koshinoi gioca una mossa invisibile, torre D3. Torre di 3 non l'ho proprio capita. What's this? Torre nello sgabuzzino. Invece si capisce, perché se avessimo fatto cavallo F4 avrebbe potuto prendere in C3 l'alfiere e torre per G3, capito? B per G3, torre Ah, per G3. Questa difende difende C3. C3. Per poter svincolare il cavallo da E2, credo, però altrimenti non si sente tanto sangue quelle, no? Come la mano, altro. Nello sgabuzzino, mi dice, Sì. nello stretto, dai, dai, A5, Kuzmin ne prepara a spingere qua. ora sia un po' lento tutto sto malavio di volte, mi dice qualcosa di. Questo, ecco, questo era per fare B4, attenzione, alla fine la fa. Cavallo arriva in F4 adesso. Per forza, se no qui. Adesso. Alfiere per C3. Mangia questo. E toglie un attaccante da D5. Perché se faceva B4, che succedeva? Cavallo dove? Cavallo per D5. B4, A per B e poi mangia D5. Mangia D5, sì, vabbè, però mangio B2. Sì, prima però un po' di cambi su D5, cavallo per D5, alfiere per D5, alfiere per D5, cavallo per D5, alfiere per B2 e qui cavallo per B4 per la parte. Capito, riprende il pedone, sì, e rimane con il Rimane con un pedone pedone in più. in più, però sono tutti e quattro sull'ala di re, D'accordo, 4 contro 3. d'accordo. Bene. Quindi mangia in C3, toglie un attaccante. Toglie un attaccante, prende col pedone B. Per forza, se vabbè, poteva prendere i soldi, però avrebbe tolto un altro attaccante. E qui Kuzmin gioca una mossa di quelle soporifere alla Brady, che però hanno del veleno. Donna F8 sta dando l'occhio sul pedone A3. Cerca controgioco su quei pedoni un po' brutti, cosa sono i pedoni del bianco a Cerca un 3 controgioco G3, insospettabile. insomma dice, cioè, prende in D5 il cavallo sparisce, la donna rimette Sì, spettacolo, diciamo non per i giocatori peppino meccanici potrebbe sembrare una mossa soporifera, cioè una mossa. c'è anche da fare i conti con l'entrata F7, perché con la serie D5 donna per A3 si entra in F7. Sì. Poi con la donna in F8 potrebbe anche provare magari a giocare G6 prima, per, non so. G6 potrebbe essere un'idea, sì. Così di storia. E qui Korchnoi, prima che Kuzmin possa giocare G6, gioca donna G4. Donna G4 arriva a torrone per negotto in C4. Rischio del Questa cavallo. si piace, questa si piace. Sì, perché secondo me qui Colcione a Cinci schiasa un po' troppo, un po' che triste, ma non adesso, un po' scure. E poi C4, questa è una scherza. Adesso qua c'è il cavallo inchiodato, comunque Kuzmin sta provando a contrattaccare. Minaccia alfiere C8 anche.
può essere un'idea. Donna F8 è una mossa fortissima perché difende H6, capito? Che semmai tu dovessi andare con donna in H4, ti arriva G5. Donna F8, ecco, queste sono le mosse veramente profonde, difficili da giocare. Donna F8, una bella mossa, veramente. Ma con questa torre in C4 a me piace più il nero, sinceramente. Non so che ti dice il motore, se sta meglio Ma bianco. motore da più 0,6. È bianco. Sì, vantaggio del tratto ancora. Sì, perché probabilmente se gioca tutto preciso riesce a sfruttare questo attacco su D5, Adesso il però bianco qua, Korsnoj gioca la migliore del motore, E4, approfittando del fatto che non si può mangiare. vedi? C'era questa parte di 8 difesa sopra la donna e quindi si porta un altro pezzo in attacco del pedone di 5 Incredibile, quel pedone di 5 pedone di 5 un incubo. Vediamo che qui la faccenda si ingarbuglia parecchio. Che si potrebbe fare il nero? qui Kuzmin gioca alfiere C8, attacca la donna. Dove Attacca la vai? donna. Dove Caution vai? dice vado in E2. Andrò via. Anche in H4 c'è G5, quindi un secondo. In F3 si pigliano una forchetta. Mangia la sorte, mangia la donna, mangia la mia. E mangio e prendo matto, fermo. Fermo, no, no, che forchetta. In F c'è matto in F in D8 incredibile E dopo donna E2, sì. Kuzmin gioca una mossa assurda perché Korsnoj ha messo tutti i pezzi, anche la mobilia di casa, per mangiare il pedone di 5 e Kuzmin invece li toglie dalla difesa di D5 e gioca torre 8. Ah, bello inchioda il pedone E sulla donna. Se mangi di torre, vabbè, te la mangio col cavallo. Se mangi di cavallo, prendo. E vediamo cosa mangi. Il pedone è chiodato, devi prendere di torre e mi Donna per posso A3 dire. Donna per A3, e cade esatto, C3. e poi ti entro anche in C3. E un pedone sopravvive sull'ala di donna, probabilmente quello E là. poi ti Va bene. rimane il pedone libero passato. Torre 8 praticamente si schioda, lui Sì. si è schiodato dall'inchiodatura di due torri. Ora minaccia di prendere quattro. Uzmin, attenzione. Qui bisogna prendere in D5 o si fa E5, però veramente. Invece D5. Korsnoj gioca torre E3. Adesso si mette a difendere il pedone 4. No, no. Ripropone l'inchiodatura sulla colonna E del cavallo, che la torre 8 è comunque sempre soltanto difesa dalla donna, quindi minaccia ora pedone per D5 minaccia. Questa partita è abominevole perché in pratica quei due pedoni, il pedone e il pedone D, non si possono mai scambiare uno con l'altro. Cioè tutti i giocatori hanno fatto in modo che né uno né l'altro potessero catturare. In questo momento il bianco sta minacciando di prendere il D5, però sta al nero. Sì, E che però fa? c'è sempre minaccia e controminaccia, scoperta e controscoperta. Bello questo. Sì, è una specie di danza intorno a questi due pedoni, no? Pedone 4 e pedone D5. Però adesso che fa qui il nero? Perché? Kuzmin ha detto basta danzare, è ora di È più di mangiare, ho e fame. deve prendere perché se no lo perde, se non mangia lo perde. Sberluca in E4. E qui Korsnoj Risplenderà. prende con l'alfiere, era meglio prendere di torre, però non voleva rinunciare al pedone C3. Se detto questo mi mangia.
Oddio, Renzi 3, non credo si potesse mangiare. C'è cavallo di 5, eh? Non puoi fare torre C7, cavallo anche sulla torre N8. No, probabilmente aveva paura del cambio, aveva paura che cambiasse, poi sposta il cavallo, attacca la donna, minaccia la donna per A3. Insomma, no, probabilmente temeva semplicemente torre per torre, cioè che, come dire, perdendo un po' di pressione, anzi trovandosi lui con la donna sulla colonna, perché si prende l'alfiere, poi si può essere F5, insomma è nero chi si ribella, cioè questi pedoni A3 e C3 rimangono comunque deboli, rimangono lì, capito? E non sono belli. Infatti Andiamo dopo la avanti. presa di alfiere, qua, Cusmin gioca cavallo F5. Eccoci. E adesso qua bisogna per forza cambiare quel cavallo. Lo dai mangiare per forza. Per Presa. forza lo dai. Presa del torne per Nigortin E3. Via, via, via. Donna per E3. Alfiere per Alfiere. F5. E ora Entriamo in una. sta Sì, bene il nero. Ora mi piace il nero. forse l'unica cosa a pezzi potrebbe star meglio il bianco perché ha donna e cavallo in tandem e la torre su una bella colonna super aperta. Il problema del Sì. bianco sono sempre i due pedoni deboli. Però già questi vedo un'impresa, già questa minaccia donna per altri. Poi anche se prendi, oddio, ti entra in E8, entra in E8 fu donna F8 che mi interessa, se vuoi cambiare si cambia. E che succede? Scacco, su. Succede niente, succede che ha perso il pedone e probabilmente perdi anche C3, dopodiché perde la partita, e così va. Allora Korsen dice, ho i pedoni deboli, ma ce li avrai anche tu un pelo debole. Gioco torre di 5, traversino, attacco alfiere, attacco due pedoni qua. Attacco B5, bravo Corcione. Qui Corcione va a Kuzmin far lunga. gioca alfiere in E4, lascia il pedone al suo destino. Però entra sulla grande diagonale, innesta temi di matto, che attenzione. L'alfiere non è attaccabile in Sì, questo momento. Cioè, minaccia su dai, fa. torre Torre per per B5, B5, donna per donna A3, per A3 e è poi minaccia matto. sì, in Minaccia out. donna 1 matto. Lascia fare. E che fa? Mangia un B5, No, Corcione. Korsnoj gioca torre E5. Vuole togliere questo alfiere di mezzo. Ah, furbo. Torre 8. Quindi è forzata alfiere C6 quasi. Alfiere C6 lo gioca. Difende C6 difende il il pedone pedone. B5, è difeso dalla torre C4. Difende la casa 8. Più di così che deve fare sta alfiere? Non può. Va bene. Korsnoj avanti con la cavalleria. Cavallo D5. Minaccia cavallo E7 scacco. Corcione di vista che è fatta un po' sotto, a questo punto ha pensato, questo mi ammazza, quindi devo inventare qualcosa. Vuole giocare a cavallo E7, sì. Donna E di che 6 di fare? Kuzmin. Pensavo re H8, figurati. Detto da questo gli gioca re H8. H8. Era accorto Sì. è ancora buona. Però Sì, pensavo giocasse re H8 in nero. ha E giocato poi donna di spostare 6, la migliore. una di 6, attacca il cavallo, Attacca il cavallo. però cavallo E7, Però questo su gli fa cavallo giocare 7 può l'alfiere. ricatturare di donna l'alfiere e difende ancora di 5, magari. Boh. E poi attacca doppio su C3. Sì, va bene. Sì, ma questo alfiere glielo deve togliere, se no gli dà matto, via. Scacco in E7. Re in H7. Cavallo per C6. Donna per C6. Questo va mangiato. E adesso qua c'è il problema di C3.
adesso che la nebbia si è diradata, si vedono questi due pedoncini orrendi in città in attesa. Cosciano però ancora donna di 3 scacco con l'idea di Sì. torre 3 e difendere tutti i pedoni con due pezzi. G6, penso. G6 di punta ruolo. E certo, sono sicuro. Torre 3. Però torre 3 è un errore. È un blunder. Se il motore preferiva donna di 8. Con l'idea attacco a 5 e magari minaccio torre 8. Cinque di sette, ma non so se è vero. No, io vedo che il GT è detto in un matto, invece difende con torre 1. Invece giocare Perché dopo torre 3 il problema è che arriva B4, B4. C'è il tema di B4, matto ancora. certo, B4 credo. Lo fa, B4 è la gioca di punta ruolo. Non può prendere col pedone C, sennò prende matto. Perché la donna fa lo stesso lavoro dell'alfiere prima. Prende col pedone A, prende col pedone A, e qui Cosciani preso dal panico gioca donna B1, però cade il pedone qui. qui vabbè, cercherà di bloccare un po' Sberlucca in C3. donna C2 penso. Donna C2 per bloccare. Donna di 5, minaccia donna di 2. H4. Secondo me c'è anche torre di 4, hanno torre di 4, no? Sì, ripropone, sì, il matto. Se però coprene uno c'è 3, quindi torre di 4 non la minaccia. Grazie. H4. H4 per farsi un buco per il re. Donna di 2 è arrivata. Propone il cambio delle donne. Ho fatto le due lo capire Torre 2 forzata. E non c'è altro qui Kuzmin non gioca proprio la migliore. fermo ah no perché patta non volevo giocare donna per torre donna per C2 ma no. Donna E7 mi fa forse riesce a pattare con donna E7 si patta perché come fa. No, Sì, sì. donna per torre non si può fare perché. Non si può fare, non si può fare, sembra. No, lo Perché poi guardavo un rimane attimo. presa la torre in C4. Anche pure, sembra, adesso, non so, cioè, non si può fare, Però Kuzmin però. cambia le donne. Sì, si deve cambiare le Entriamo in questo donne, finale col pedone in più. Sorretto dalla torre. però Non arriva sono sempre questo. vinti questi finali, eh. Anche perché qui in tre mosse arriva ai re di tre, cioè capisco, non è, si possa fare in periodo. Che si fa qua? E Regista. Kuzmin sbaglia, gioca re G7. Ma che deve fare così? Qui, secondo me, il cambio delle donne non è buono. Magari si vince, però cambiare queste donne in questa Ma il motore posizione. trova H5, F1. Motore trova, ma io vedo che fa F1, Re 2, Re di 3, mi Sì, manca sto. quello l'ho visto perché vai a mangiartelo, cioè. E come vinco? Vinco, ma. Forse se riesce a portare il range 4, Ah, ecco, con il G4. cioè Però come quando il fai? re Se. catturerà il pedone, Ma se fai G5, scusa, per uscire da G6 ti fa H5.
Quindi per quello ho voluto fare G7, perché G5 ti fa H5. Poi cambio il video, aspetta un po', sto cercando di vedere. Come si fa? Non mi Come si sembra che vince? Allora, praticamente adesso, allora, praticamente il nero cosa fa? Dopo che il bianco prende in C2 con la torre, fa H5 prima, per impedire H5 al bianco, fa prima H5, poi sarebbe la migliore chance. Re in F1, F6, Re in E2, G5, Re in D3, attacca anche la torre, Torre C7 deve perdere un tempo, e se adesso sberlucca il pedone in C3, Torre per, Re per, G per H4. Prende H4 e poi va a mangiare H4, Infatti fa il giro poi Re G6, Re F5. Sì, però bisogna quindi saper contare. H5, F6, G5 sarebbe. Sì, però qua poi bisogna saper E contare. se cambia in G5, FPR, poi H4 si fa il pedone libero e re è fuori quadrato. Ho capito. Questo. Però Kuzmin non l'ha trovato. Guzmi giocare G7, che deve fare? Viene naturale giocare G7. Sì. Non l'ha vista sta cosa. Ma Koshinin ne combina una delle sue qua. Perché? Anche lui si è spaventato, non lo so, ha giocato F3. Ma perché F3? Boh, camminava col re verso il pedone. È per non far entrare il re. Sì, Io l'ho perché visto, Koshinin ha visto, secondo me, re F1, re F6, re 2, re F5, re D3, torre su, prende, re C3 e re G4. Come si vince? Re D2, re F3, re 1. Se re G2, che succede? Di due del due. perché Koshinoi secondo me aveva paura che il re finisse in G4. Però No, Coccia aveva paura che lei finisse in G2 e poi forse facesse quel piano lì, H5, F6, G5, e far passare un pedone e poi prendere in H4 e con re H3 andare a mangiare in H4. Lui aveva visto sta roba qui. Lui però è doveva aver visto. probabile che il No, re, oh, ascolta cosa ha visto Colcione, poi non lo so se funziona. Colcione ha visto, dice Colcione. Faccio le F1, no? sì. Le F6, le E2, le F5, le D3, torre C7, torre per G3, torre per C3, ok? Le G4, le D2, le F3, le E1, le G2, le E2, dice Colcione. È arrivata a questa posizione. Adesso la manovra tua, H5. Che faccio? Re 3, devo aspettare. F6. Se torni nei 2, G5. Con idea, G per H4. Però c'è un problema. C'è un problema. Se ho G per H4, vince. Allora lui prende G per. E se la gioca lui adesso F4. Se lo gioca il bianco in questa posizione, pedone in H5, pedone in G5, i due re, in G2 e in E2, e il bianco gioca F4, che succede? Che va a donna il bianco, quello è poco, ma sicuro.
H4, prende G5, H3, Ma Bisogna Korchnoi vedere pareggia se quando. pareggia. No, ma si pareggia, si va a tonna tutte e due, si va via. Non so di cosa si è Però spaventato, solo era che più semplice. magari era troppo complicato da calcolare. Si è preso paura delle spinte, l'invasione del re e poi le spinte di questi pedoni. E probabilmente ha detto, vabbè, senti, intanto faccio F3 così non entra nessuno. No, ma E poi vado. F3 l'idea è giusta, ma solo quando il re è già in D3. Ah, quando arriva in F5 per l'altro, eh. Perché poi dopo Re 2, tutti i re cambi F6, re D3, re F5, F3. hai Adesso gli... l'opposizione lontana poi. Giusto. Appena il re nero raggiunge la casa F5, F3. Giusto. Dopodiché si prende il C3, sì, e dovrebbe essere fatta. Sì, giusto. Invece Invece lui Korchnoi ha detto la faccio anticipa questa prima, la mossa. Sì. faccio prima, tanto è uguale. Invece non è uguale, non è Invece non mai è uguale. uguale, perché al posto del re in F5 ci va il pedone. No? F5 vince. Ora se giocasse F5 il nero Sì, il vince. nero vince. Vince perché gioca F4. F4 gioca H5, blocca tutti i pedoni sulle case scure e poi si infiltra con il re. Ma è Dice. difficile comunque. Adesso dovrebbe giocare F5 il nero. Sì, dovrebbe giocare F5 per vincere. Beh, però Kuzmin non lo vede. Che sono Ha mosse giocato da studio, G5. sembra uno studio questo. G5. Ha giocato G5. Korchnoi ha preso. Presa. Re in F2. Togliamo un po' di roba di mezzo, dicevo. Presa, re F2, va bene. E Sì. ora? E qua, questa è una mossa incredibile. G4, trappolaccio. Me l'aspettavo per entrare da E4, capito? Questa è la nostra furba. Vabbè, se prendi, ti fa G6, G5 e ti viene a mangiare questo pedone. Perché poi rimane in zuzzanga, no? Perché se arrivo in G5, il pedone in Però G4 se prende riesce ancora a pareggiare. addirittura. Perché dopo re G6, Sì. re D2, re G5, Sì. re D3, torre per G4. C'è l'incredibile salvezza con torre G2. Il Torre pedone lo G2. sbarrucca con il re. Sì, vedo. Cioè, Pazzesco. vedo, io ho la posizione fissa, però seguo, sì, seguo. Sì. Ho capito. Se lo mangia direttore G2 si difende sto pedone, poi mangia di lì e ma comunque è complicato. Sì, no. Pensa con tre pezzi sulla scacchiera che lavoro che c'è. È complicato. G4, E bella mossa. Korchnoi ha sbagliato, ha spinto in F4 e adesso. Questo è l'errore decisivo. Sì. Perché si fa l'autostrada sulle case bianche, ora il nero. Arriva in F5, se arriva nel 4. Poi dai 4 puoi entrare in D3 oppure entrare in No, F3. no, entri in F3 se tu sei di là a mangiare il tuo pedone. Probabilmente ti crea uno zuzzare. Sei costretto a muovere la torre, ti spinge in C2, alla fine ti fa mangiare di forza. Dai, vediamo. F4. F4, re F6, re Tu pensi, sì. in E2, re in E6, tiene l'opposizione lontana, incredibile. No, per la D3, tu vai in Sì. D5, prende la torre, cioè non c'è bisogno di spostarla. Se retrocedi con il re, ti entra nel 4, ti prende l'opposizione. Korchnoi Se vai in ha abbandonato. F2, ti entra in D3. Se scendi, entra comunque. Finita, alla fine ti costringiamo per la torre.
ti faccio I2 e ti sacrifica sto pedone e poi vince il finale di leva a mangiare in G3. Buonanotte. Perché il tempo fondamentale che usa il nero per farti perdere il finale, no? Perché ora, Re N6, su Re F2, Re D5, uno dice Ma sai beh. che la mossa difficile da vedere era proprio Re S6, perché uno si aspetterebbe Re F5, no? Giusto. Invece Re F5 c'è Re D3, devi muovere la torre. Comunque sia, perdi un tempo. Sì, non si vince più. Comunque. Non credo si vinca, non lo Il re so. E6 è unica, eh. Mossa unica. Se avesse giocato Re F5. Sarebbe stato Re D3, Re D3. Torre torre C7. sì. Esatto, E poi torni in E3 con il re. e non ti fa entrare con il re, sta Perché fermo con la così torre. non c'è più l'opposizione lontana, cioè il bianco la prende lui. Il nero giocando re 6 sta a tre caselle più facile. La prende lui per un motivo semplice, perché ti fa spostare la torre indietro, quindi non controlli più la quinta traversa, no? Cioè la quarta del bianco, diciamo. E quindi al momento in cui arrivi nel 6 ti fa, no, non ti fa re 4, perché ci sarebbe sempre torre C4 scacco e si rientrerebbe, no, non si rientra nulla. Perché ora gioco Re 3 su Re D5, Re D3 e devi muovere te. Però torre indietro. Bisogna arrivare nel 4 in questo re. Ma il Bisogna nero ha anche la arrivare spinta F5 per far perdere il tempo al re. Il re non riesce a stare in E3 sempre. nel 4. Sì. Ma che fa qui? Abbandona. Ha abbandonato Korsnäs. Azza. Cioè su Re 6 abbandona. Aspetta. Ha abbandonato. Quindi No, forse. vediamo come si vince. Re D3, Re D5. Re 3, che si fa? F5, perde il tempo decisivo, adesso deve lasciare. F5, Re D3. Torre C7, perde un tempo. Torre C7. E se Re 3, Re C4. Sì. Entra di re e poi vai in B3. Una volta arrivato in B3, finita. E se Sì, perde il tempo con perfetto. Torre C1, C2. Perfetto. Sì, no, no, se re nero arriva in B3 è finita. Beh, bella sta partita. Bel C'è stata una finale partita questo. come appena di 5, no? Incredibile, tutto l'ammassamento di pezzi. Però visto, è stato un po' lento il bianco, no? Un po' lento, un po'. Non voglio dire, Vabbè, ora. prevedibile, cioè ha ammassato tutte queste forze, con il pedone di 5, e il nero con quelle mossettine B5, prima a 6, poi B5, poi a C, alla fine è riuscito a fare quel B4 e esplosa la scacchiera, prova a fare. È un po' come a volte le perdo io le partite, no? Che cincischio. Ma sta attenti quando c'è la possibilità di fare mosse attive. Infatti, se vedi questi forti, cioè prima di ritirare i pezzi in case passive, piuttosto sacrifica, spesso e volentieri sacrifica, che tanto lo sanno che se si intorcinano malamente, cioè in un modo o nell'altro gliela vincono, capito? In un Sì, modo o nell'altro glielo dico. direi di fare un'altra piccola pausa e poi l'ultima Sì. partita, poi vabbè, con Michael Tal, poi se abbiamo tempo forse c'era una partita anche con Sergio Mariotti, ma vediamo se Doriano se la sente o meno. Ok, vado in pausa. Bene signori, terza partita di Kuzmin con i pezzi neri contro Michael Tal, signori. Partita del 1985, quindi un Tal
un po' in là con gli anni, malaticcio ovviamente, però era sempre Michael Tal, signore. Tal gioca 1 e 4 e 5 partita di re, cavallo F3, cavallo in C6, alfiere B5, Ruy Lopez. E vediamo una Ruy Lopez, signore. A6, questa qui è la classica difesa a Murphy. Ritira il vescovo in A4, cavallo F6, arrocco corto, questa è tutta teoria, B5, alfiere in B3, alfiere in D7, in B7, D3. Questo è un sistema un po' chiuso con D3, perché spesso e volentieri si gioca torre 1 e C3 per fare D4. Ultimamente va di moda a giocare sto D3. Sì, no. A me non Parliamo. piace, a me non piace molto, nel senso, cioè capisco, sì, capisco questa catenella pedonale, ma è torre 1. Io mi ricordo da quando ero ragazzino che vedevo questi, diciamo, più esperti che giocavano queste spagnole, queste Ruy Lopez, insomma, che giocavano sempre le prime 15 mosse alla velocità della luce, e c'era sempre lo stesso schema, c'era sempre stato René 1, mi ricordo, era immancabile, no? La quinta, sesta mossa, stato René 1. Ecco. Adesso, per esempio, prima di torre 1 si fa D3, vedo Per qui. evitare contro gambetto Marshall, per evitare la variante Sì, aperta. l'anti-marshal, quello che chiamano l'anti-marshal, Sì. Che sì. poi sto Questo è gambetto vero. Marshall negli anni 80 non lo giocava nessuno perché pensavano fosse una porcheria. Poi improvvisamente i motori hanno trovato una linea dove il nero patta forzatamente. Marshal è pericoloso comunque, pericoloso. D3, questa evita appunto tutte le idee di gambetto, poi magari giocherà C3. Sì, che poi lo schema Torre si 1. Sì. ripete, no? Torre 1, cavallo di 2, Sì, cavallo va F1. bene, poi alla fine, sì, questo cavallo in F1 che gira poi di là, sì, e poi di qua, sull'ala di donna, diciamo, si può fare A4, cambiare in B5. Gli schemi sono questi. Vediamo un attimino cosa succede Ora, dopo D3, qui. Kuzmin gioca alfiere E7, mossa di sviluppo, Sì. e Tal gioca cavallo C3. Cavallo C3 non è molto comune nella Ruy Lopez. Un po' strano, no, questa alfiere in E7, perché visto che questo ha fatto D3, Pensavi C5? no, pensavo magari mettesse alfiere in C5 a questo punto, in E7. Perché in E7? Però ha voluto rimanere in schemi più tranquilli poi. Deve evitare l'inchiodatura, forse. Sì, schiami tranquilli, sì. Infatti gioca D'accordo. D6 anche. Cavallo C3, D6. E qui Tal parte con A4. Anche questa è un'idea tipica per spaccare questa formazione di pedoni A6 B5. Sì, questa si fa. E questo risponderà con Io che gioco ne so. sempre B4, quando giocavo la Ruy Lopez giocavo sempre B4. Sì, perché il relatore di B8 non avrebbe senso, perché non difende, c'è l'alfiere in mezzo. E si va a prendere in A4, no. Quindi dobbiamo fare B4, Infatti che si Kuzmin gioca B4. sì. Tal gioca cavallo E2. L'idea comunque è la stessa. Riporta il cavallo in G3 come in tutte le Ruy Lopez. Sì. Invece che da D2 F1 G3 fa C3 2 G3 risparmia, Un no, non pezzo. risparmia niente, sono sempre tre mosse.
diciamo, fa questo tragitto. Ok. Qui cavallo a 5 per impostare. Questa va fatta perché se no gioca a 5 di bianco. Potrebbe giocare a 5 di bianco. Poi questa è un'idea che ho anche visto in alcune partite dove l'alfiere va in A2 e sacrificano, il nero sacrifica il pedone spingendo in B3 pur di togliere l'alfiere. Sì. Poi magari torni C6 col cavallo e fai A5 e metti un ah, dici sacrifichi alfiere per cavallo per pedone per Cioè adesso no, se qui il bianco gioca alfiere a alfiere 2, 2, sì, B3 ho visto dei piani con B3, sì. con l'idea che non daranno mai l'alfiere, prenderanno di pedone. Se Però prendono se di prendo di pedone, pedone tu giochi cavallo C6 sei cavolo C6 e poi ho la casa in B4. certo e E lì poi ho il giochi pedone D5 debole cioè, in se giochi E2. a 5 metti questo oppure insomma sì, a 5 cavallo B4 alfiere A6 e stai come un papa diciamo Questa staresti come un papa in questa situazione sì. idea l'ho vista giocare anche da Caruana, tra l'altro. Ci credo, questa è buona. Cavallo a 5, comunque. Cavallo Questo che sta A5. fermo. Kuzmin gioca alfiere in A2. Scusa, Tal gioca alfiere in A2. Fugge in A2. E qui arrocco corto. 0-0 ci sta, sì. Cavallo in G3, punta la casa F5. Come se la punta, sì. E adesso qui, generalmente spesso si fa G6, no? Ma fatta adesso ti becchi alfiere H6. Alfiere H6, Torre Alfiere 8. H6 ti blocca il pedone H, E poi Torre 8. arriva a cavallo G5 e hai problemi al suo F7. Cavallo C5, H4, H5, si apre Sì, ma non solo. E come difendi il pedone in F7? C'è l'alfiere che punta. L'alfiere H. Pure, in A2, che sta lì sì, quello nascosto. che, sì, vabbè, quello si è detto si può fare B3 momentaneamente, però. Sì, Ma però B3 insomma è un la problema. dovevi fare prima di entrare in questa roba, eh. Sì, anche perché dopo H4, cavallo G5, dovrebbe fare H8 per giocare a cavallo G8, ma c'è questo F7 in presa di cavallo, insomma, Pensa che non si sta più. tipo, cos'era, nel 96, avevo giocato un torneo ad Alessandria contro un candidato maestro di Tortona e questo qui mi aveva messo l'alfiere in B1. E In poi, questa posizione. no, ma non era esattamente questa posizione, però simile, l'alfiere aveva messo in B1. Poi, nel centro partita io avevo fatto poi la spinta F5, avevo provato ad attaccare. Fatto sta che sto alfiere torna in A2 dandomi scacco e persi un pezzo per una combinazione cavallo-alfiere. No, quindi questo alfiere qui è balordo perché si nasconde e poi ritorna. Sì, però ti ricordi quella partita Nepo Ding al Mondiale, in cui Nepo l'aveva nascosto in B1 quell'alfiere, mi sembra. Sì. Sì, però non ha giocato per tutta la partita, è stato un'idea un po' infelice, mi sembra. Sì, però Ding Sì. è stato attento. Io mi sono lanciato. Comunque, insomma, questa idea di B3 è sempre buona, eh? Si potrebbe anche fare, sai cosa? Si potrebbe anche fare alfiere C6 attaccando a 4. Ora a 4 proprio non si attacca, però sì, dopo un donna e 8 si attaccherebbe anche a 4. Per vedere come se lo difende la vita. Se fa C3, magari sì, sacrificare in B3, oppure anche torre B8. B8
Ma se non si sacrifica e poi si fa torre piotta, si attacca la donna, si entra sulla B. Insomma, il titolo di Bicchiere è buono, mi piace. Dovrebbe offrire un buon gioco. Tal gioca cavallo G3 e qui Kuzmin gioca C5, lascia arrivare il cavallo in F5. Non si vuole indebolire, non ci sta. Vicenza, F5, chi se ne frega. Oddio, chi se ne frega. Che si fa? Tal risponde con torre 1. Non ci va in F5. Rifiuta l'invito. Forse avrebbe fatto H6. Forse H6. Però l'altro cavallo in H4, donna F3, E poi bisogna stare attenti che bianco poi può giocare anche cavallo F in H4. sì, esatto. Dopo aver messo il pezzo in F5, un attacco un po' in stile est indiano, ma questo mi sembra qui che voglio alzare una torre nel 3. Questo vuole portare tutti i pezzi sulla rete. Vediamo che succede. Che fa qui così. Torre 1, Kuzmin gioca la misteriosa torre B8, forse è l'idea per provare a fare B3. È come misteriosa, è quella di cui stavamo parlando, no? Ora magari, che ne so, alfiere C6 all'improvviso, attaccando a 4. Insomma, anche senza attaccare a 4, poi un bel B3. Vabbè, se prendi di pedone, dopo, insomma, se prendi di pedone, donna B6, entra in tutti i pezzi, si recupera questo pedone, si mette un pezzo in B3 e poi si attacca a 4, tutta l'ala di donna è debole. Di là bisogna stare un po' attenti, di là bisogna stare un po' attenti, un po' parecchio attenti con me. Torre di 8 comunque è giusta sicuramente. E qui Tal, furbo, prende il cavallo in F3 e lo mette in D2. Perché ha capito che... Ha capito che questo fra una mossa di gioco a B3. Ha capito forse. E E qui... quindi corre ai ripari, diciamo. Sì, e qua Kuzmin mossa... Secondo me da punto esclamativo, al posto D5, no, no, al aspetta, posto di aspetta. giocare tipo alfiere C6, no, che poteva magari sembrare attiva sul pedone, l'alfiere lo gioca in C8 perché Ah, bella questa. lui vuole andare in E6 a cambiare l'alfiere. Probabilmente potrebbe anche venire in G4, che la donna non ha casa e tocca fare F3, Anche oppure cavallo F3, e allora non controlli più B3. Capito? Se fai F3 ti indebolisci le case scure e torni in E6, ammettiamo, no? Capito? Però prima ti indeboliscono le case scure con l'alfiere G4, poi eventualmente cambio l'alfiere, ma F3 te la faccio fare. Va bene. Tal piazza un cavallo in C4 e adesso deve il nero deve capire cosa fa del cavallo in A5. Bene, deve capire il nero. E beh, se cambiare o tornare in C6. Vediamo ora se si fa B3, questo prende una A5 e se prende una A2 c'è cavallo No, poi C6. prende di alfiere in C'è B3 dopo. cavallo C6, c'è cavallo C6, quindi B3 cavallo per A5, prende una A2, cavallo C6 doppio. Ecco, fine della storia. Niente. E qui che si fa? O si cambia, cambiare non sembra buono. O si va Kuzmin ha via. cambiato il cavallo. L'ha cambiato, perché se va via, che gli succedeva? A5. Se Ma va in C6. forse succedeva semplicemente alfiere B3, qualcosa del genere. Forse aveva paura della manovra cavallo E3 e No, poi...
La casa di. Cavalli 3 anche, cavalli 3. Sì. Arriva su F5 anche quest'altro cavallo. Sì, Arriva. insomma, a lui interessa scacciare il cavallo da A5, che è quello minaccioso, no? Con la spinta in B3. Sì. Quindi questo dice, vabbè, mi scacci, ma te lo cambio. Poi da D'accordo. E3 può mettere un cavallo in F5 e l'altro in D5 Sì, anche. Sì, via, via, via. Ok, alfiere per, diciamo, insomma. Ecco, ora, no, Alfiere B5 per. non si può fare mai, dice. Cambiamo sta alfiere. Non si può, c'è peso massa in presa. E prima gioca a cavallo e 8 Kuzmin. Non so se con l'idea di fare Si entra Novanov. nelle grandi manovre. Qua c'è Questo cavallo cavallo lì. C7 alfiere 6. C7, C7, C7. C'è anche una possibilità di G6, cavallo G7. Però in C7 ha più senso perché difende a 6. E quindi posso pienamente proporre il cambio degli alfieri con alfiere 6. Altrimenti ho questo a 6 in presa, io a 6 non glielo voglio dare. Ok, E qui tal parte per la tangente F4 di punta ruota. vediamo. Ci siamo. Si parte, accende il motore, via. F4, avanti. Di punta e ruolo. Punta ruolo qua e qui bisogna prendere, Sì. altrimenti fa F5. Bravo, fa F5 e ci toglie anche sta casa S6, così almeno questo alfiere rimane mostruoso tutta la partita. Infatti Sì. presa con l'alfiere, alfiere F6. Però si sveglia l'amico Fritz. Guarda chi c'è, l'alfiere sembrava uno zombie e all'improvviso. Adesso Guarda attacca bene. B2. Eh sì, l'attacca proprio, è come se l'attacca. E quindi che si fa? Donna Tale è C1 per costretto a tutti. giocare donna C1 per difenderlo, però fa anche batteria con l'alfiere. Adesso se ti azzardi a fare un H6 magari possono esserci idee Sì, ci sono tante idee. però Kuzmin non si sbilancia, non dà punti di contatto e gioca cavallo C7. Questa era la mossa su cui monta lui. Difende a 6 e alla prossima ti gioca alfiere 6. Alfiere 6, sì. Tal Va bene, questo è giusto. incredibile, il tal manovriero, no? Perché tutti abbiamo visto il tal sacrificatore ignominioso di pezzi. Gioca Che va a cavallo H5. cavallo F1. F1. Perché sto cavallo lo vuole mettere in D5. In D5, di là vedi che non c'è più tanto futuro. Cioè, l'alternativa sarebbe stata cavallo H5, però sposta l'alfiere. Questo cavallo, insomma, Gioca sposta alfiere l'alfiere 2. 5. Dove in E5? Se cambia l'alfiere, cambia anche gli alfieri. Se il cavallo non entra, la donna non entra in G5. Donna E3, donna G3, ma insomma. Se Ma perché G6. tutti fanno vedere i video di Tal che sacrifica 200 pezzi, no? Ma Tal, dovete sapere, era un grande giocatore posizionale, solo che si annoiava a giocare posizionale. Tal era anche un grande finalista, mica. Tal non aveva nulla da invidiare ai Botvinnik, a Petrosian, solo che lui aveva proprio ammesso che quel tipo di gioco lì lo annoiava e faceva questi sacrifici, ma così, più che altro
non finire sempre nelle stesse posizioni Mettere un tecniche. po' di pepe, dai. Sì, erano scorretti e lui diceva, guardate che i miei sacrifici fanno schifo, in realtà. Cioè, sono gli altri che poi non li sanno confutare, ma lui sapeva. Cavallo F1, mossa posizionale mostruosa. E qui Kuzmin sorprende la platea. Al posto di metterlo alfiere in F6, ci mette il cavallo. Kuzmin sorprende la platea e ci mette un bel cavallo. A 6 lo difende bishoppone, ti attacca un bishoppone. Che fai? Infatti il bianco qui non può dar via la coppia degli alfieri, no? Per alfiere per S6 sarebbe un Tocca suicidio. retrocedere. Gli tocca scappare. Sì, deve togliere l'alfiere Se e lo toglie dove in G3. G3 per mantenere un occhio sulla casa di 6 e sulla torre in B8, giustamente perché in E3 non serve a nulla, in D2 ancora meno, anzi in E3 occupa anche la casa del cavallo, quindi è impossibile. Il cavallo che era in G3, sì, adesso l'alfiere va in G3, va bene. E qui Però Kuzmin se ne esce con la mossa all'alfa 0, H5, H5 con l'idea H4 e l'alfiere non lo tieni più su quella certo, diagonale, no? sfrutta questa incauta posizione della donna in C1, vedi, lasciato la casa di 1, adesso questa diagonale di 1 H5 Non c'è. sguarnita, diciamo, non c'è nessuno che la controlli, e quindi questo pedone innanzitutto fa anche un buco per il re, perché non si sa mai, no? Sì. E poi la minaccia di H4 è fortissima, insomma, H4 e volendo poi anche H3, a seguire. Si mette un bel pedone in H3, un bel cavallo in G5, con l'alfiere che arriva in H3, il cavallo in H3, se poi dovesse entrare anche la donna, lì, la donna D7, insomma, se ne parla, dai. Sì, e poi adesso deve, è praticamente quasi obbligato a giocare H3 e si indebolisce ancora di più l'arrocco. Adesso gioca H3 lui, Eh beh, H5. ma no, Tal non la gioca H3. Gioca dinamico cavallo E3. H4 Rinuncia anche lui. H4 H3 adesso. cavallo E3, rinuncia alla diagonale, probabilmente per accaparrarsi le case chiare. Cavallo F5. Cavallo E3 ha fatto lui. Sì, per giocare probabilmente cavallo F5. Sì, però aspetta. H4, l'alfiere Ecco, torna a casa appunto. Alessi. Ma parecchio Lessi, però via. H3. Di una casa, diciamo, Alessi non si era allontanato tanto dalla cuccia e ce l'aveva due passi. Vai in F2. E anche H3, difende ancora. Te l'avevo detto, questo quando parte, no? Quando partono questi pedoni così, questo pedone H, al momento in cui si muove questo rotola fino in fondo, capito? Lui rotola, lui va avanti, finché non si ferma o trova qualcosa o se lo mangia, lui va avanti. H3, così si gioca, Il avanti. pedone Caterpillar. Certo, quindi che fa G4 questo? Tal gioca G3 pensando di G3, tamponare. prudente. Beh, il tal prudente, quello che nessuno vi fa mai vedere, signori. Solo su questo canale mi raccomando, like e iscrizione. No, vabbè, ma qui se mangia un H3, cioè arrivava all'F4, Sì, no, per dire. cioè, alla fine.
deve stare cavallo 90 Martino. tutti, come si fa? G3 va bene, G3 dice, te lo Poi faccio prigioniero più tardi, dice Carlo. Sì, però però. G3 lascia un cratere in F3, Eh che te lo sì. raccomando. E infatti arriva cavallo G5, Eccolo, sto cavallo. minaccia il Guarda sta doppio alfa. manovra incredibile di cavallo, cavallo 8, C7 e 6, hai visto? Sta Sì. manovra, questo cavallo viene da F6 e 8, C7 e 6, G5, guarda dove. Guarda come trotta questo cavallo bello questo. Vediamo Tal toglie re H1 per non prendere il doppiazzo, però il cavallo entra lo stesso in F3. Intanto dice piazziamoci lì, ecco. E lo gioca, cavallo F3, Torre torre F1, praticamente forzata. F1, yeah, sì. Cavallo in E5. Non ha pace questo equino, ma che gli hanno dato a questo? Gli Gli hanno dato le bombe per correre alle capannelle. hanno dato veramente le droghe equine, questo Sì. è. Cavallo 8, C7, 6, G5, F3, G5. Allora, fa il giro del mondo questo. Alla fine va anche in G6. Alla fine torna a 5, come l'altro. Vediamo che succede. Tal toglie l'alfiere dalla presa, lo vuole tenere questo qui, il pezzo Non migliore, si arriva alfiere B3. a tenere. Sì. E qui alfiere G5 inchioda il cavallo sulla donna. Ecco, cavallo, intanto stai fermo. Stai fermo, come ti dice, aspetta, forte, forte. Raga, Alfiere adesso G5. i sogni di gloria di andare in villeggiatura in D5 in F5 per adesso te li scordi. No, attenzione, qui si minaccia donna F6, donna F3, matto. Attenzione, qui c'è poco da scherzare. Sì. Qui bisogna riportare la donna sulle case chiare. Ma dove? In G4? Invece In Tal D1? la In gioca D1? in E1. No, in D1 bisognerà riportarla. Bisogna guardare questa diagonale, queste case chiare, la casa F3, G4. Qui arrivano i Infatti, mostri, arriva donna F6. Oh. Tal avrebbe dovuto giocare donna D1, che è la migliore, solo che il motore già da meno 2 per il nero. Donna di uno è la migliore, dice. Sì. A me mi sembra unica. Cioè, che fai? Cioè, è la migliore in un mare così di immondizie, no? Di plastica. Allora, la donna è inchiodata sul cavallo. Non posso muovere il cavallo. Questo mi minaccia, donna F6. E che faccio? Alfiere G1. E che fa? Alfiere G1 questo. Non ci credo. Tal gioca donna E1 e Kuzmin gioca alfiere in B7, raggio X sul re. Ecco, così ora si minaccia F5. No, F5 no, vabbè, si farà re via un attimino. Re via e poi Perché F5. c'è ancora inchiodato. Sì, è inchiodato, Qui Tal gioca cavallo D5 per stoppare questo vescovo e mette il cavallo in una bella casa, no? Però Kuzmin ha detto: ma il cavallo è dopato, il mio, e non può stare fermo troppo ai box, deve correre, e lo metto ancora in F3. cavallo, questo è un cavallo pazzo. Attenzione, questa arriva mai in D2, sto cavallo. Arriva in D2, o mi dai una torre o mi dai l'alfiere. E se mi dai l'alfiere, poi ti mangio anche il cavallo, oppure anzi ti gioco proprio F5. Sì. Qui Tal Attenzione, gioca attenzione. donna E2. L'ha perso. Qui, dopo cavallo D2, non lo so. Mi sembra stia Sì, male. cavallo D2 è mortale. E Ma la mi sembra. gioca cavallo D2. Cavallo di due è fortissimo. Adesso torre in Dai. presa.
Fiera Sì, delle ma più che Castagnare. altro l'Alfiere, più che altro l'Alfiere. Sparisce l'Alfiere e poi arriva F5, sto cavallo inchiodato sulla diagonale. Si apre tutto qui. Va bene, vediamo. Il problema Delle scamotage, se vuoi mangiarmi l'alfiere me lo mangi in C4, perché così prendo di pedone e blindo il cavallo in D5. Blindo il cavallo, sì, curvo. Però Kuzmin finalmente dà via sto cavallo e tal, tira un sospiro di sollievo, dice finalmente sto cavallo è andato in pensione. Eh sì, questo cavallo ha fatto 100 mosse. No, cavallo F6, E8, C7, E6, G5, F3, E5, F3, D2 D2, C4. Una decina di mosse ha fatto. sembra quel giochino che ti fanno fare, no? Per visualizzare i salti di cavallo. Tu hai la scacchiera vuota, hai un cavallo e gli devi far fare tutte le case della scacchiera senza mai passare due volte per la stessa casa. Ha fatto 10 mosse sto cavallo. Su 31 mosse, 10 mosse l'ha fatte sto cavallo. Sì. Va Qui tal bene. prende col pedone, ovviamente in C4. Sì. Donna in E8 di Kuzmin. Vuole andare in E5, probabile. Intanto inchioda anche il pedone. Se Sì, muovi il perché la donna è cavallo, sospesa. minaccia F5. Lui ha fatto torre A1. Tal dice chi se ne frega, tutto per tutto, di punteruolo E5. E5. Però questa E indebolisce come la E5? lunga diagonale chiara. No, ma come E5? Ma qui tal gli deve essere scivolato la mano. E5 è buona E5. È un blunders Come mostruoso. fa a essere buona E5? Pensa che il motore trova una mossa che tiene ancora un po' a galla. G4, Donato. Il bianco, Per evitare F5, probabilmente. sì, perché F5 o torre A1. Ah, c'è A4 in presa, cazzo. Vedi, donna E8 furba, guarda anche A4, questo minaccia su torre A1, donna per A4. Ma questa non ti ricorda la partita con Korchnoi, che aveva la donna in F8 e guardava a 3? Sì, c'è qualcosa, sì. Sai che c'ha lui una costante? Fa queste mossette striscianti di donna di un passettino, spesso sull'ottava, e minaccia di tutto. Strano, interessante questa. E qui che si fa? E che ha fatto Vital? E5, E5. tutto per tutto, no. E Tutto qui la per tutto. migliore, donna E6, per adesso va a minare sto cavallo in D5. Ah, non mangia, si limita a minacciare matto. Bene. Sì, minaccia per cavallo, donna per donna C2 matto. Vabbè, dice il pedone non lo voglio. Torre Però AD1 difende il cavallo. sì, torre B e 8. No, no, Torre F e 8. c'è il doppio lì. Raddoppia. Torre F e 8, tanto il cavallo è inchiodato. Il cavallo non dà nessun doppio, il cavallo non si può muovere. No. Qui è finita. Che Tal si fa? prova ancora con Torre F in E1. Sì, che disperazione. E qui Kuzmin gioca ancora di fino donna F5. F6. No, non l'ha giocata. Era una delle opzioni, ma la più mostruosa di tutte era alfiere F6. F6 anche mi piace. Sì, più bella, sì, perché me lo mangio direttamente dal fiere, sto sta a Ma qui fare. Kuzmin gioca donna F5. Vabbè. Inspiegabile questa. Ah no, sta minacciando i 5 di torre però. Beh, insomma, minaccia dovrebbe avere 5, tanto inspiegabile, insomma. No, nel senso inspiegabile rispetto
alla Deve cacca. fare donna H5, eh. H5 c'è G6. Se tu le prendi 5 donna H5 G6, perde addirittura la donna. Perché se fai G4 prende matto, in F6. Sì. E qui tal gioca G4, attacca la donna. Donna per E5 di Kuzmin. Va anche di semplificazione. Cambia le donne, tal. Si poteva giocare anche donna G6, forse. Non lo so. Donna per le 5, vabbè, cambiamo. La più forte di tutte era donna H7, penso. Sì, infatti, no, io mi piaceva anche G6, mi accontentavo. Donna H7, più forte ancora. Va bene, comunque cambia tutto. Cambia le donne, Cambia. presa con la torre, cambia anche le torre, tal, presa col Però pedone di c'è 6. C5, c'è C5 in presa. Ah, è un trucco. È un barba e trucco perché ti fa Toro Torre C8 C8. a fiamme B4 Torre E qui tutta la colonna C. Re. Torre Re dove va l'alfiere. Va in C3. Sì, ma questo cavallo inchiodato, insomma, è brutto, È un pezzo in sì. meno che a tal. Sì, minaccia tipo torre D4, no? Anche se alfiere per D4, alfiere per cavallo scacco, rimuove, e poi un bello scacco nel 3, due pedoni liberi, insomma. E qui sberlucca, vabbè, presa di pedone. E tal finalmente toglie re dall'inchiodatura, re G1. E qui mossa misteriosa, torre E8 di Kuzmin. Vuole Misteriosa. spingere il pedone passato. Se poi si difende da eventuali scacchi di cavallo, se prende in C5, che succede? C'è sempre torre C8. C8 è buono, sì. 18, messo il cavallo Partono scacco. tutti i birilli dell'ala di donna, no? Lui. Sì, dovrebbe perdere una silba di pedoni. Sì. Va bene. E che fa? E tal cattura proprio in C5. L'unica mossa che Blunder. mangia un pedone, se no non può Blunder. fare niente. Blunders. Blunders. Blunder, torre C8. Questa. Arriva. Chi sbacchi? Un cavallo E7 o No, tale ha alfiere giocato vescovo in D6. B4. Non ha mangiato in B4. No, voleva sberluccare in E5 magari. Magari vuole barattare il pedone C4 per il pedone C5. Ah, sì. Non so. E infatti, torre per C4, alfiere per E5, ma cade anche C2. Mai 3C2 questo. E qui, E qui c'è una torre attenzione, in 7, attenzione, che si piglia matto. e qua c'è la torre in settima appoggiata da un pedone e coppia E degli alfieri che puntano. qua si rischia di rendere matto. Vediamo. Tal vuole almeno cambiare la coppia e gioca alfiere F4. Era alfiere H4. Si cambia niente. E invece Kuzmin sorprende ancora la platea. Vescovo per Questa cavallo in D5. sta attaccando l'alfiere, deve prendere in G5 unica. Qui non prende niente perché Tal ha abbandonato. Ma Perché dovrebbe dopo prendere in G5. alfiere per G5 arriva torre G2 scacco, re F1, alfiere Alfiere G4 scacco. C4, Re re 1, D1, torre 2. torre 2 scacco e dopo c'è il F1, vortice. torre 5 e ti mangiano al fiero. C'è il vortice. Torre per Vorti. D2 ancora.
Vedi La tu? prima fai di volte c'è spolvera pure qua. Spolvera Sì. tutto. Reina E1, torre 2 di nuovo scacco. Reina F1, torre per H2, spolvera anche questo. Torre G2 scacco, re H1, e qua hai due pedoni, anche il pedone B che va a donna. Puoi mandare in Sì. G4 ancora, puoi prendere No, tutto. re H1, sì, perché lo stiamo in 5-4. Sì, Sì, va qui bene, qui è finita. B3, tira Un C1. pedone in H3, un pedone in B4. Quest'altro non c'è niente, c'è un pedone in G4, un pedone in H4, non è niente. No, via, qui ha perso, dai. Tre Incredibile. pedoni in meno, posizione da delirio. Riconfinato sull'ottava, con un pedone in sesta, un pedone in quinta. Cioè, chi si fa qui? Insostenibile. Abbandonatela. Ha Bella abbandonato, sì. questa, Carlo. Questa bella. Giocato Un bene. cavallo che ha fatto 200 mosse. Quella manovra di cavallo sta parecchio bella. Senti, non lo so, paura si faccia troppo tardi, eh. Se no si poteva guardare quella di Sergio, ma se no lasciamo fare. Però è bella, quella partita. È la vista te. No, penso che non l'ho ancora vista. Non l'hai vista? Eh no. Ma come non l'hai vista? Non l'ho ancora Questa. vista. Allora guardiamola, via, guardiamola perché vale la pena. Dai, guardiamo. 10 minuti adesso. Veloce, facciamo un giro veloce. Adesso, Sì. allora, signori, sorpresa, ultima partita, Sergio Mariotti contro Kuzmin. Bene, signori, ultimo cioccolatino, regalo qui anche di Doriano che ha deciso di rimanere con noi ancora un pochino. Anche se l'ora qui è tarda perché stiamo girando video sulle 3 di notte. Sergio Mariotti qui, pezzi bianchi, partita del 1977 contro Kuzmin. Quindi vediamo grande Sergio contro Kuzmin. E4, C5 siciliana, B4 gambetto siciliano, specialità della casa di Mariotti. Sberluca il pedone Kuzmin, accetta il pedone. D4, Mariotti non gioca la linea con A3 tipo Benko in contromossa, ma gioca D4, duo pedonale affiancato al centro. D5 di Kuzmin, interroghiamo questo pedone centrale. E5 di Sergio che blocca. Cavallo C6, mossa di sviluppo di Kuzmin. A3, e qui in stile Benko. Praticamente dal pedone per attivare la colonna A e B per le torri. Sì, questo praticamente è un banco col bianco, però con un tempo in più. Sì. Donna in B6. Kuzmin vuole difendere il pedone e attaccare D4 con cavallo e donna. Sergio lo difende con cavallo E2. Non ho capito perché non con cavallo F3. Perché arriva anche alle 4 e te ne chiedo. Ah, ecco. Cavallo E2. Alfiere F5. Kuzmin sviluppa i pezzi molto rapidamente. A per B4 di Sergio. Cavallo per B4. E adesso c'è il problema di C2. Ecco, io se avessi bianco in questa posizione sarei terrorizzato della casa C2, cioè mi farebbe paura in questa situazione. Però, boh, vediamo, cavallo a 3 penso, no, che Sì, altro si può cavallo a fare? 3, praticamente forzata. Non c'è altra mossa. No. Ok, cavallo a 3, tutto Cavallo a 3, 18. torre C8, e avanti, sto punto qua C2, dobbiamo mangiarlo, no? Dice la E Kuzmin. qui C3, il cavallo di 3 matto, ma che succede? Ma come si fa? No, qua io avrei Io già mi sento abbandonato. male, io comunque ti dico, vedo una posizione così, cioè veramente, cioè, Sergio comunque è un grande, perché come si fa a mettersi in una posizione Spaventoso, infatti del genere? Sergio se ne è È fregato. spaventoso vederla così, spaventosa, sinceramente.
Sergio se ne frega, gioca cavallo in F4. Ha detto: guarda, Kuzmin, che non sei solo tu che sa girare coi cavalli. Pure Vedi, io. attacca di 5, attacca di 5, Attacca attenzione, di 5. l'allarme tattico, come lo chiami te. Sì, il barbattattico in ferie. Ai Ma questo qui Galapagos. Però. prenderà in C2, che deve fare? Alfiere per C2. Di alfiere. Sì, perché se prende il cavallo almeno ha lo scacco di cavallo in C2 dopo. Guadagnando un tempo e salvando di 5. Attacca la donna. E attacca la donna. Questo conoscendolo ti fa cavallo per D5, matematica. Non Invece qui so come. Sergio ha giocato donna G4. Attacca la torre. Giustamente, sì. Oh, ah, bravissimo, sì. Ecco, intanto va via, attacco una torre. Anche se Via il per motore paura. dice che qua il nero sta benissimo. Ma nero sta bene, però c'è casino, capito? Dove c'è casino, Sergio Vannozzi. Kuzmin Vediamo che gioca succede. E6. Che deve fare questo? Galapagos. Alfiere B5 scacco. Scacco, avanti. Sviluppo con guadagno di tempo. E qua mo arrocchiamo poi, eh. Allora si fa cavallo C6, c'è da beccarsi. Cavallo per 6, che succede? Non lo Il so. motore consiglia unica per No, tenere. cavallo per D5, cavallo per D5. Su cavallo C6, cavallo per D5, sicuro. Sì, infatti Sicuro. il motore dice re di 8 unica per tenere il vantaggio. Cavallo per D5, c'è la tua impresa. Se alfiere F5, cavallo per D6, alfiere per D4, cavallo Kuzmin per ha D8. giocato cavallo Sì. C6, non ha trovato re di 8. Allora si becca cavallo per D5. Cavallo per D5, Gliela fa. e la Se gioca. grande. E la gioca, Sergio. Ma qui, ragazzi, ecco ora. Non è ancora chiarissimo, però. Fra donna di 8, che Donna di 8, donna 5 sono le uniche due mosse. oh, qui c'è un alfiere in presa. Donna di 8. Ah, Donna di sì, otto e la cavallo, gioca. cavallo l'ho presa anch'io, sì, d'accordo, d'accordo. Donna di Donna di 8, fa otto. che sì. E Sergio sberlucca l'alfiere in C2. Col E cavallo. questo è una donna per cavallo, che deve Ma era più forte cavallo E3. fare. Di che cosa? Di cavallo per C2. Della presa dell'alfiere. Sì. Spostando il suo pezzo dalla presa Sì. e se alfiere F5 te lo mangio, se alfiere G6 va bene, non minacci nulla, anzi forse D5 Ah, forse alfiere G6 a rocco corto, gioco pari. Però Sergio non vuole andare a gioco non sta pari. meglio il bianco, sembra stia meglio ma non sta meglio. Sì, ma Sergio non voleva. Sergio non annacquava mai le posizioni per speculare, piuttosto andava a meno 2, ma voleva avere l'attacco. Sì. Quindi cavallo per C2, donna per D5, torre B1 deve difendere l'alfiere in B5. Sì, questo va difeso. Questo Kuzmin palazzo. parte per la tangente con H5, attacca la donna. Ale. Sì. Donna H3. Scappuma. Donna E4 scacco di Kuzmin. E Furbo. qui Mariotti deve solo muovere il re, non può giocare alfiere E3, perché c'è donna No, per c'è C2. cavallo C2 in presa, non si può Sì. fare niente. Non si può fare cavallo E3 perché c'è la torre B1 in presa. Non si può fare alfiere E2, c'è il cavallo C2 in presa, non si può fare. Bisogna fare re D1, Re penso. D1 ha giocato. Perché poi si fa se gioca così. Cioè. Oddio, certo, io gioco anche il peggio. Queste mosse di re, bella questa, però.
E qui C'è un che di poetico sta posizione, vero o no? No. Kuzmin decide di cambiare le donne a Sergio, diceva, magari con meno pezzi sarà meno pericoloso. Donna G4 scacco, donna Non mi con... sembra una gran trovata questa, eh? Che nero c'ha questa donna, ma però dice mi gioca torre 1, la prossima dove la metto? E anche lui. Perché poi Strada in comunque sia, il D5. nero ha un pedone in più. Sì, per Magari quello vuole che cambia, sì. Poi si speculare. apre la H, quindi la torre deve rimanere in H1. No, però insomma oggettivamente forse non è una brutta scelta. Vediamo. Sergio cambia, presa, presa con H. Alfiere A4. Minaccia B2. B7. Minaccia B7, minaccia. E se torre C7, torre per B7 o no? Sì, torre per B7 guadagna un pedone, torre per torre pare. Torre C7 la gioca Kuzmin e Che qui potrebbe essere. Sergio non gioca torre per B7 che sembrava buona, ma è buona, cioè preoccupante. D5. Fa alfiere per C6, scacco. Perché se prende con B arriva Si torre B8. prende di B, perde subito, c'è cioè, torre B8, le 7 a 3, basta. Matto. Matto. Matto no. Ma non mi assomiglia, insomma, vabbè, comunque diventa Prende con la F8. torre. Sì, si Torre per deve. B7. Cavallo E7, finalmente sviluppa i pezzi. E si sberlucca anche il pedone B7. A7. Adesso c'è un pedone in più, il Adesso bianco. c'è il pedone in più Sergio. Torre C8 di Kuzmin per evitare lo scacco in A8. Torre A4. Mossa... Boh. Questa è una Mossa, mossa particolare, cavallo 3, cavallo C4, se no C4 non lo sostiene nessuno. non so. Kuzmin va in D5 col cavallo. Alfiere in D2. Vuole roba in B4, in Torre C3. in B8 minaccia torre scacco in B1. Re in E2, sale su come caffè al mattino Sergio. Alfiere in E7. G3 di punta ruolo. Mossa che serve a far cosa, boh. Serve perché se avessi fatto F3, poteva fare G3, anche giocava a fare H3. Invece così ora magari vuol giocare, che ne so, un F3, glielo fissa lì, glielo fissa lì. Appena si dovesse muovere il cavallo c'è anche la possibilità di fare D5 e poi si può fare torre per G4 attaccando G7 e poi cominciare a spingere a cavallo a casino. Vediamo. Qui Kuzmin non trova la migliore, lui Che ha rocca corto, ma la migliore è alfiere C5, con l'idea su alfiere per G5 e cavallo C3 doppio. era? Ah, il doppio C3. Ma Kuzmin ha rocca corto. C5 era buono. Cavallo in Ok. E3 di Sergio. Basta. Questo cavallo deve andare via. Torre B2 di Kuzmin, inchioda l'alfiere. Mangi il cavallo. Cavallo per D5 e per D5 Attenzione a C5. e qui torre D1 di Sergio, anche se secondo me qui, anzi secondo il motore ovviamente, re D3 era migliore perché schiodava l'alfiere, però torre D1, torre in C8 pronto a Sì, dare. vabbè, però scusa, ma avere una torre in H1 in questa posizione è una bestemmia, non si può tenere una torre in H1.
cioè la torre andava mossa, via, mettiamola lì per... Ah, dici te, perché si potrebbe fare H3 adesso, anche Sì. se, ma insomma, Torre di 1, adesso. Torre C8, minaccia Torre C2, Sì. Reina F1, Arrocco Manuela. Andiamo via, dice. Ora poi un bello alfierino E3, si sta abbastanza sicuri. Torre C2 Oddio. e Sergio gioca alfiere in E1. Non lo gioca in E3, lo gioca in E1, che è anche meglio secondo il motore. Sa perché non lo so in E3, perché la buona FGC. Sì, Fiera FGC. C5 se mangi, torre per F2 Sì, e matto. se vai ne uno prendi matto con l'altra torre. Se vai in G1 scacco, insomma, ti mangia intanto pedone D sulla settima e poi c'è al minimo la fatta. Ok, Fiere G5 era la mossa sul Ma Fiera di fioretto. 5 la gioca lo stesso, Kuzmin, ma è un blunders. Adesso non va più bene. Perché adesso gioca torre a 5 e casa di 5. Appunto non minaccia nulla, no. Kuzmin gioca re H7, prova ad attivarsi. Torre per D5. Attiva. Qua pedoni centrali volano. Kuzmin, re G6 commovente, prova a entrare un po' col re, Prova l'F5 e 4 F6 dice poi si sta a vedere, non so che vuol ma... fare. Scacco di Sergio in D6, Sì. re in F5, torre D7 minaccia in F7 con scacco, Questa è una bella finezza. e lo obbliga a tornare in G6. Stai fermo lì, gli sta dicendo. Stai fermo lì. Andare in S6, non so. Ne 6. Ne 6. Ne 6 c'è torre A7. Sette. E poi torre D a 1. E si trova due torri che poi tempestano il re. Tu dici, eh? Vediamo, Regi 6, sì, ma più o meno non cambia molto, però sarebbe stato più vicino al centro. Vediamo. D5 di puntaruolo, pedone passato, pedone fortunato. Vedi, questa non si poteva giocare, che abbiamo avuto i 5 imprese. Kuzmin, già C'era preso anche... dalla disperazione, gioca alfiere 3, con l'idea che se catturi c'è torre per H2. H2. Forse c'è qualcosa. Manco glielo mangio, però... Torre di 6, scacco di Sergio. Ma proprio in F5 questo non ci vuole andare. Ma che? Perché Rain F5 arrivava E6. Ah, giusto, e sei mortal. Mortal. Mortal Kombat. E Se qua non... doveva andare in H7. Vai in H7. E adesso si sberluca il vescovo Sergio in E3. Non ha paura di torre per H2. Torre per H2 arriva. E Non ha paura di nulla. gioca torre di Finita. 2. Finita. Torre di 2 per cambiare una torre. Sì. Dando l'alfiere comunque. Presa, presa. Ridà l'alfiere. Ma vuole vincere col pedone passato. Prima E4. Ma questo è un sistema che si usa, no? Cioè, c'è vantaggio materiale, vedi, una combinazione, cioè... Una continuazione, diciamo, forzante fino al finale vinto, capito? Rendi un pezzo, rendi un pedone, due pedoni, tutto quello che c'è da rendere, pur di arrivare a una posizione in cui sei sicuro di vincere. E4 per chiudere proprio bene col pedone. E qui torre di 3, attacca in G3 con la torre. Re in F2, difende. Scacco in F3. Re G2, non ci sono più scacchi. Torre in D3.
E qui Sergio se ne esce con la Ecco, ora musica. lì il profano praticamente, perché non la mette nel tre, la dovete guadagnare un pedone? Giusto? Perché fai 6 e poi un pedone va alla donna. E 6, 3 per 4, e per F7. E il pedone è inarrestabile. Che la torre non può andare in F4, e lei non può andare in G8. Vedi? La trappoletta. Bene. No, se no uno dice, ma perché non attacchi quello, no, che te lo mangi? Certo. Perché c'è diciamo, questo seguito, questa combinazione di 3-4 mosse, vince subito. Va bene. Però Sergio la gioca lo stesso e sei. F E la giocata sì, che fa finta. per Allora, il sei. se, se, Torre per ah, sei, adesso i pedoni passati sono due. la spinge, Re G8. dai. D6, re in F7, torre 7 scacco, re in F6, e qui E5 scacco ancora. Di Punta e ruolo, punta e vai. ruolo. E Vai. finalmente Kuzmin dice, va bene, adesso che ho perso la partita in F5 ci posso andare. Va in F5. E qui serve una finezza, al posto di spingere in D7, sembrava fortissima, gioca intermedia re in F2 per evitare lo scacco. Sì, potrebbe che se ti entra in G3 con il re, insomma, in F3, poi in G3 potrebbe essere strano i temi, matto, perpetui, qualcosa. Vabbè. Kuzmin gioca re in E4. D7 di punta ruolo, arrivata adesso. E qui Kuzmin ha abbandonato perché il pedone Non ci qua salvo nessuno. non si ferma più. Perché Bella partita questa. poi adesso arriva anche E6, poi torre E8 e tutti a caso. Tutti a caso. Senti Carlo, Sì. ora ti saluto perché è tardissimo, Sì. sono veramente rotto. Comunque si è visto le belle partite stasera. Sì, grazie per essere sempre con noi. Comunque Sì, dai. è un impegno, lo so, non è facile, No, cioè. sono un po' stanco perché tutto sto caldo, veramente, sono un po' distrutto. Sì, ma poi io adesso Devo farò andarmene. tipo ad agosto, faccio un po' di pausa. Poi Sì, più sì, avanti, quando arriverà un pochino più temperature più umane, sì. magari. Sì, allora è un divertimento, capito? Ma Sì. ora veramente, cioè, ma non perché stiamo qui a parlare 2 ore, perché è il contesto anche questa situazione un po' tropical. Sì. D'accordo, Carlo, senti, allora ti saluto per ora, Bene, d'accordo? un saluto alla Tana. Ciao Un saluto. Doriano. Saluto a tutti i tamisti, d'accordo? E a presto. Ciao Ciao a tutti. Doriano, ciao ciao. Ciao, ciao. Bene, signori, ringraziamo comunque Sergio che sì, Sergio Margiotti per questa partita, chiaramente con Kuzmin. L'unico che è riuscito a battere Kuzmin nelle nostre puntate, signori. Grazie Doriano che comunque con le tue analisi ci tieni compagnia. Volevo aprire una piccola parentesi su un fatto. L'utente del canale www Volkswagen, non so come cavolo si chiama, ha scritto in un commento che aveva postato un link e mi ha accusato di averlo cancellato. Io rispondo a questo www dicendogli: guarda che io non ho cancellato proprio niente. Non mettete link sul mio canale perché YouTube li cancella. Non si possono scrivere link né nei commenti né nella chat, ok? Questo sia chiaro, io non cancello nulla, a meno che non mi mandate un link, non lo so, di uno che taglia con la motosega le persone, però non è che tolgo, cancello
delle cose per farvi dispetto o perché magari, non so, voglio avere l'esclusiva sulle cose che dico. VV voleva far vedere probabilmente delle partite di Saint-Nazaire contro Fischer e Bronstein, non so. C'era l'articolo di uno scacchista, ma gli articoli di uno scacchista io li guardo sempre, faccio anche vedere. Quindi non avrei nessun motivo di cancellarlo, ma quale pro dovrei cancellare i link dei tanisti? Io vi voglio bene, siete voi che fate rimanere a galla questo canale. Abbiate pazienza, io mi metto a cancellare i link. È YouTube che blocca in automatico tutti i link. Ma il problema sarebbe finito lì se questo non avesse cominciato a insultarmi e a dire che devo prendere degli psicofarmaci in dose maggiore di quelli che prendo. Quindi si è entrato nel mio personale. Io non ho fatto mistero che prendo gli psicofarmaci, però tu non puoi usarlo come modo per offendere, perché sono cose serie, la salute, non si scherza sulla salute. Io, ragazzi, mi faccio in quattro per farvi avere tutte le partite assurde, Doriano, Sergio e tutto quanto. E questo è il ringraziamento. Dirmi che devo imbottirmi di psicofarmaci, che non ne ho presi a sufficienza. Non mi avete neanche ascoltato, questo VV. No, non mi ha neanche ascoltato, non ha voluto sentire ragione. Io gli ho detto, guarda che io non ho cancellato proprio niente. Ma non si fa così. Non si fa così. Io sto qui sotto il caldo a girare i video 4 ore tutti i giorni. Potrei anche farmela meno e grattarmi le cosiddette, no? Starmi al fresco o andare in ferie, invece sono qui per voi. E questo è ringraziamento. Ringrazio i tanisti che mi hanno spalleggiato, e questo qui ho osato dire che sono dei lecchini, ma lecchini di chi? Mica sono sul mio libro paga. Allora, o ci spieghiamo in maniera civile, poi costui in chat stava cominciando a usare sempre termini scurrili, no? Cominciava a fare un po' il bello cattivo tempo. E io sono uno che non sono politicamente corretto, lascio correre, però non vorrei che poi questo qui sia un infiltrato che viene qua, all'inizio si presenta bene, tutto quanto, poi comincia magari un po' di qui, mette un insulto di qui, un insulto di là, magari l'algoritmo poi vede che la nostra chat è piena di volgarità e potrebbe anche segnalarmi. Ok, poi questo qui aveva anche detto, ma il video di Sergio si sentiva male, poteva essere spiegato in maniera più calma, era già tanto che Sergio è venuto al telefono, Sergio non sta bene, questo qui. Secondo me si è scoperto finalmente, si è scoperto un infiltrato. Un infiltrato, non so chi possa essere, però ne avevo già eliminati un paio, no? E me li ricordo. Il Domenico Ragozzino, poi c'era anche l'altro, Marco qualcuno, come cavolo si chiamava, quello là. Poi c'era Poggi Bonsi, poi c'erano i rumeni, poi c'era. Cioè, questi cambiano nick e poi o vengono subito pesanti a insultare oppure si infiltrano, no? Come quelli che sono benevoli, no? Che sono qui, grazie, di qui, grazie. E poi improvvisamente mettono zizzania. Io questo qui l'ho eliminato, via dal canale. Questa gente qui dal canale non ci deve essere. Perché altrimenti sarei costretto a fare una cosa che non vorrei mai fare. Ovvero, i video li faccio solo più per gli abbonati, no? Pagate 5 € abbonamento Bradi, poi guardate i video. Ma perché dovrei fare una cosa del genere? Perché se uno viene a fare il troll e poi a mettere zizzania tra i tanisti o cose del genere, almeno ha pagato 5 € e questa gente qui non pagherebbe 5 € visto che mi detesta. Okay? Ma non farò questa cosa. Perché Tana degli Scacchi deve essere un canale libero, non si può obbligare la gente a fare l'abbonamento, ok? Però uno ci pensa, dice, ma come? Ma per colpa di sta gente qui devo fare dei numeri del genere? No,
Ora, il prossimo che si permette di fare allusioni, di parlare in maniera volgare, gratuitamente e non in maniera ironica, perché un conto se parlo di Scacchina, Chicago, ok, sono, come dire, delle metafore, ma se uno va pesante con le parolacce, no, basta. Poi, persone che vengono a fare sempre la stessa domanda a ripetizione, e poi uno risponde, e oh, non ho capito, poi fanno domande alla super, insomma, alla supercazzola, no? Nel senso, sono domande che fai fatica a comprendere e ti distraggono dal programma, no? Distraggono anche la chat. La chat vuole seguire le partite e uno si mette a dire, ma com'è che posso aggiustare il radiatore della macchina, cioè. E poi ci sono quelli che magari fanno le spie, vanno a riferire agli altri canali quello che si dice in chat, fanno gli screenshot. Boh, d'ora in poi nessuna pietà per questa gente qui, che rovinano un ambiente che è diventato molto bello, bellissimo, persone appassionate, persone che hanno a cuore questo canale e non voglio che siano rovinati da questi elementi, perché già qualcuno non viene più. Prima c'era anche Viola che veniva sempre, era l'unica ragazza un po' del gruppo, veniva in chat, adesso non viene più, non vorrei che qualcuno le avesse fatto so qualcosa, avesse, non lo so, importunata, cioè, perché poi qui va sempre a finire così. Poi un canale appena diventa un pelo più conosciuto, iniziano a dargli contro alcuni, no? Magari fanno un po' i troll, però volevo avvertire questa persona che o ti presenti con nome e cognome e mi dici, guarda, per me hai fatto cose non giuste, per me hai detto questo, noi ci confrontiamo, tu sai il mio nome, io so il tuo, ok? Io mi sono spiegato civilmente, ho detto guarda che io non ho messo nessuno, non ho cancellato nessun link. E questo mi ha detto, aumenta la dose degli psicofarmaci. Ma come ti permetti? Io ci soffro per questa cosa qui. Io ho la salute a pezzi. E tu ti permetti di offendermi su una cosa che mi sta rovinando la vita? Peccato, queste persone qua la vita ce l'hanno già rovinata loro, dalla nascita. Magari, non lo so, avranno problemi in casa, sul lavoro, la moglie magari sarà andata con qualcun altro, no? E quindi è chiaro che sono così risentiti. I primi caldi danno la testa. Quindi se avete problemi a casa, se il gatto non obbedisce più, il cane decide di guidare la vostra automobile, se la moglie decide di scappare con il Vucum Pra, non venite a scaricare la vostra intolleranza, la vostra meschinità qui sul Tana degli Scacchi. Perché Tana degli Scacchi, ricordatelo, non è solo un canale di scacchi, è un canale di vita, storie di vita ci sono qua. Okay? E non me la faccio calpestare da voi, da quelli lì che vengono a fare i troll. Bene, con questo è tutto. Mi raccomando, like, iscrizione. Ciao e arrivederci.